Prego, segretario, faccia l'appello. Di Biasi Franco. Presente. Di Filippo Giuseppe. Presente. Crispino Francesco. Presente. Russo Gennaro. Presente. Marciano Pietro Paolo. Presente. Cammarota Giuseppe. Presente. La Porta Massimo. Presente. Verrone Gianluigi. Presente. Di Nardo Eleodoro. Presente. Buonora Maristella. Presente. In videoconferenza. Videoconferenza. Tramondino Luigi, presente. Comite Nicola, presente. Botticchio Giuseppina, Coppola Salvatore, in video. Presente, buongiorno. Abate Agostino, Pesca Mario, assente, Adamo Coppola presente. Presente assessori D'Arienzo e Lampasona e Mutalipassi. La seduta è valida, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta del 14 dicembre 2020. Chi è favorevole? Chi è contrario? Abbate. Chi si astiene? Io mi astengo perché non devo. Buonora. Abbate. Perché non c'ero. Ok, buonora. Allora, astenuti Verrone. Di Nardo. Di Nardo. Buonora. Buonora. Di Biasi. Di Biasi. Botticchio ho visto, giusto? Botticchio. Ok. Ho messo vero. Per l'immediata esecutività chi è favorevole? Chi è contrario? Abbate. Chi si astiene? Io. Coppola. Coppola. Conforme. Il Consiglio approva. Secondo punto all'ordine del giorno, piano urbanistico comunale PUC, approvazione. Prego, Sindaco. Sì, buongiorno a tutti. Allora, Presidente, cari consiglieri, tutto, per chi lo conoscesse, ho chiesto la partecipazione a questo Consiglio al professore Moccia, che lo ringrazio per la presenza, il quale ha redatto in collaborazione con gli uffici il nostro PUC, e quindi era giusto che ci desse un supporto, mi desse un supporto, ci desse un supporto in questa importante discussione. Quindi, Presidente, consiglieri, io volevo però in via preliminare approcciare all'argomento in maniera diversa dal solito, perché al fine di poter, come dire, consentire la più ampia partecipazione possibile alla discussione e alla votazione, immaginavo di proporre al Consiglio una discussione e votazione in maniera frazionata, perché io non conosco naturalmente le singole possibili incompatibilità, che è un argomento che comunque necessita, insomma, di compatibilità per essere affrontato, e quindi al fine di consentire la più ampia partecipazione immaginavo di proporvi un'idea di ragionamento frazionando l'argomento in maniera tale da consentire eventualmente, se ci dovessero essere delle incompatibilità, a qualcuno di partecipare comunque alla discussione nonostante il problema della incompatibilità stessa. Quindi, se ritenete, potrei proporvi il modo in cui ho pensato di affrontare l'argomento. Signor Sindaco, la devo interrompere, sì, perché prima che lei continui mi è pervenuta da parte dell'ufficio segreteria la risposta che io in data 22 dicembre ho inoltrato con urgenza l'istruttore di emendamenti che lei mi ha inoltrato. Sono 23 emendamenti, anche qui dobbiamo un attimino stabilire le modalità. Io vorrei farli avere ai consiglieri comunali, perché gli uffici stamattina mi hanno restituito il tutto. Sono 23 emendamenti che vengono a modificare sia le norme di attuazione che il regolamento edilizio. Pertanto io chiedo alla segreteria di farli avere ai consiglieri comunali gli emendamenti che con protocollo 33.917 del 22/12/2020 questa Presidenza ha ricevuto ed ha inoltrato il tutto alla Segreteria Generale per l'istruttoria. Se gentilmente vi adoperate a farle avere, così sì, durante la discussione preliminare,
Sì, possiamo sempre. Però io prima di passare a questo, io quando sto per consegnare gli emendamenti, sindaco, devo chiedere al Consiglio se è d'accordo a ricevere. Sì, se, Presidente, posso giusto integrare quello che lei giustamente correttamente diceva. Sì, in effetti il motivo, il senso di questa mia invio al Consiglio Comunale, sostanzialmente avendo partecipato alle commissioni consiliari che hanno preceduto questo voto, dalla discussione che abbiamo fatto in questi incontri abbiamo scusate un attimo, leggo la sudderia, ecco qua. Io ho raccolto tutta una serie di osservazioni che nella discussione noi abbiamo fatto, che hanno fatto i consiglieri, e quindi ho immaginato di farmi parte diligente, cioè immaginato di raccogliere un poco quelle che erano le considerazioni che erano fuori da questi incontri. Da questi sì, miei. E ho immaginato di poter raccoglierle e se il Consiglio dovesse ritenere opportuno, li ho prodotti, li ho raggruppati, prodotti in emendamenti e portati al Consiglio, e se il Consiglio vorrà, riterrà di poter implementare la discussione, allargare la discussione anche a queste ipotesi di emendamento che, ripeto, ho raccolto in quella fase che naturalmente era aperta a tutti i consiglieri, e io avendo una conoscenza maggiore rispetto agli altri, avendo seguito anche nella Giunta tutto il percorso dell'iter del PUC, ho immaginato di dare un contributo in più, ecco, mettiamolo in questo modo, ho cercato di dare un contributo in più. Atteso poi che questi emendamenti, così come se avrete intenzione di valutarli, di guardarli, di discuterli, una volta eventualmente, se il Consiglio riterrà di approvarli, gli uffici mi hanno detto che in quanto trattasi di modifiche che non superano i canoni di guida del piano adottato, non comportano una rielaborazione complessiva né un mutamento radicale delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione presiedono. Quindi significa che eventualmente queste ipotesi di modifiche che io chiedo se il Consiglio riterrà opportuno di discutere, non necessiterebbero di una ripubblicazione, riorganizzazione del piano stesso, essendo veramente cose che in qualche modo sono dei piccoli aggiustamenti che non cambiano la linea principale del piano stesso, e quindi potrebbero essere un aggiunto, un piccolo miglioramento a un lavoro già importante che è stato fatto, e quindi per questo motivo chiedo al Presidente se è possibile ascoltare i consiglieri, mettere i voti questa possibilità. E qualora me ne date la possibilità, eventualmente io singolarmente li potrei in qualche modo relazionare e farvi capire che si tratta veramente di tutta una serie di piccoli aggiustamenti che hanno il senso soprattutto della praticità rispetto a degli argomenti comunque così importanti. Quindi Presidente, io questo ho voluto puntualizzare il senso della forse un parte anomalia della procedura. No, nessuna anomalia, lei e qualsiasi consigliere può presentare emendamenti nelle 48 ore o durante la seduta, pertanto qualsiasi consigliere che voglia presentare anche durante la seduta un emendamento, questa Presidenza è pronta ad accoglierli. Allora, prima di passare alla votazione, come già vi ho comunicato nella convocazione, in calce alla convocazione, ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 267, comma 2, gli amministratori, se si trovano nell'ipotesi di incompatibilità, devono verificare. Ok? Allora, chi è favorevole agli emendamenti che mi sono giunti? Agli inserimenti, certo. Sì, alla discussione. Protocollo 33.917 del 22/12/2020, mi sono pervenuti gli emendamenti, chi è favorevole alla discussione degli emendamenti che mi sono pervenuti? Presidente, posso? Dopo la votazione sì. Favorevole, Presidente.
Un attimo, allora, se lei vuol fare un intervento, prego, consigliere Abbate. Non ho capito che cosa sta mettendo ai voti, Presidente. Lo vuol far capire meglio perché non l'ho compreso. L'ammissione degli emendamenti alla discussione. Emendamenti proposti da chi? Dal sindaco. Quindi lei praticamente sapeva che in base al regolamento del Consiglio Comunale poteva essere possibile presentare emendamenti e noi ne avevamo a conoscenza questa mattina. Argomento così importante, emendato, io ne verrei a conoscenza questa mattina leggendo il fogliettino dell'emendamento singolo. Consigliere Abbate. Su cui poi mi dovrei... Non ho capito chi ha parlato. Gli sto parlando io. Ah, scusa, sentivo... Stiamo discutendo tranquillamente. Stavo dicendo, quindi lei sta ponendo ai voti la possibilità praticamente che stamattina mi arrivino emendamenti da esaminare e nel corso della seduta io dovrei comprendere su un argomento così importante l'emendamento. Allora, l'articolo 22 del regolamento comunale, se lo prende, è facoltà dei consiglieri comunali presentare prima dell'adunanza, 48 ore prima, due giorni prima, emendamenti. Ok? Il Presidente del Consiglio, le sue facoltà sono quelle di far partire l'istruttoria di carattere d'urgenza, consigliere Abbate. Faccia come meglio crede. Come dice il regolamento sempre. Faccia come meglio crede. Bene, grazie consigliere. Chi è favorevole a inserire nella discussione gli emendamenti proposti? Favorevole, Presidente. Buonora. Favorevole. Chi è contrario? Abbate Botticchio. Chi si astiene? Nessuno. Ok, io accolgo la discussione. Allora, sindaco. Sì, Presidente, quindi inserendo anche, torniamo quindi al concetto di partenza, che era quello di organizzare la delibera in maniera frazionata, quindi proporrei al Consiglio, se riterrà opportuno, di organizzare magari la discussione in questo modo, cominciare con una discussione introduttiva e di carattere generale, consultiva e conoscitiva del PUC, poi passare giustamente, come abbiamo detto, alla discussione e l'eventuale votazione degli emendamenti, poi ancora proseguire nella discussione e la votazione del punto al deliberato 4 in particolare, dove si parla delle osservazioni, e ripartire questo punto in due, sostanzialmente in due votazioni, una che fa riferimento alle osservazioni così come se sono state recepite accoglibili dalla giunta comunale, la 222 e la numero 81, la prima del 2017, la seconda del 2018, che hanno ottenuto i pareri degli organi e degli enti competenti, e poi una seconda valutazione, votazione delle osservazioni che sono state poi respinte dalla giunta, in modo tale che il Consiglio, diciamo, le fa sue. Poi ulteriormente, per quel che riguarda la proposta al deliberato al punto 5, immaginare una discussione e votazione dei punti considerando le singole zone omogenee che si trovano nella parte strutturale al punto Q6-14 tabelle A e B, nelle quali possiamo trovare la ripartizione del nostro territorio sulla base di zone omogenee, e quindi le zone 1, E2, E3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, RP, VP, impianti sportivi D1, E4, E5, in modo da consentire, diciamo, la discussione singola e la votazione singola. In più consideriamo anche, sempre di riferimento a questa parte della proposta di delibera, la parte di riferimento alla componente programmatica P15 e P16, dove si analizzerebbero i singoli comparti uno alla volta, e poi la votazione del quello che rimane sostanzialmente del punto E5, e poi alla fine una votazione, diciamo, complessiva finale con la delibera così come eventualmente emendata o modificata da parte del Consiglio. Quindi in questo modo, con questo approccio,
daremo la possibilità, come ho detto all'inizio, di consentire la più ampia partecipazione al voto. Bene, grazie. Anche su questa richiesta io chiedo al Consiglio di poter frazionare la discussione. Se si vuole associare qualcuno me lo dica adesso, se no io menziono l'articolo 66, comma 11, lettera. Crispino, Verrone, Marciano. Allora, sicuramente nella votazione. Lei ha detto se in questo momento ti volessi esprimere. Certo. Mi sono espresso, mi dissocio completamente. Allora, ai sensi, allora, si associano alla proposta del sindaco di frazionare l'argomento come all'articolo 66, comma 11, lettera F. Coppola. Ok, allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Favorevole. Coppola. Buonora? Sì. Ripeta, buonora. Buonora. Sì, sì, ho detto sì. Favorevole. Okay. Chi è contrario? Abate Botticchio. Chi si astiene? Nessuno. Si apre la discussione. Allora, grazie Presidente, grazie consiglieri. Quindi possiamo aprire, come ho immaginato, la discussione di carattere generale, introduttiva e conoscitiva, insomma, del PUC. Qui naturalmente avrò il conforto e l'aiuto del professore Moccia, che meglio di me certamente saprà raccontare in che modo è stato costruito questo strumento urbanistico, gli obiettivi principali che abbiamo immaginato insieme di raccogliere, di colpire, di raggiungere. È giusto qualche commento da parte mia. Vabbè, è inutile sottolineare l'importanza di questo Consiglio Comunale. Mi auguro, insomma, che i lavori andranno nella maniera migliore, con la massima serenità. Io ho cercato di ho pensato come poter rendere i lavori più fruibili possibile, era questo il senso dell'approccio di partito per argomenti, e credo di aver fatto di aver dato la possibilità al Consiglio di discutere nella maniera più opportuna possibile. Per quel che riguarda il mio intervento, nel 2016 la legge regionale 16/2014 dava la possibilità di ai comuni, agli enti, di organizzare una nuova fase della programmazione urbanistica, andando a costruire degli strumenti che in qualche modo fossero innanzitutto collegati tra di loro, su una scala quindi regionale, provinciale, comunale, per avere, diciamo, una logica in qualche modo comune. Ma la, secondo me, più grande novità, almeno quello che io ho colto come più grande novità, è proprio il fatto che questo strumento urbanistico sia uno strumento dinamico. Prima gli strumenti che progettavano, immaginavano il futuro del nostro territorio, i piani regolatori del passato, erano molto statici nella loro logicità e vedevano eventuali evoluzioni dello stesso soltanto con un nuovo strumento urbanistico. Invece, così come immaginata la legge regionale, così come sono impostati questi nuovi strumenti urbanistici, danno la possibilità di un'elevata flessibilità e dinamicità dello strumento, cosa così importante, atteso che i territori hanno comunque, e lo sappiamo giornalmente, delle evoluzioni economiche, sociali, che necessitano di correzioni anche improvvise. Il caso evidente dell'anno 2020, dove condizioni economiche sono drammaticamente cambiate, e quindi la possibilità di avere uno strumento, ecco, più dinamico, che in qualche modo potesse favorire eventuali cambiamenti, cambi di direzioni o correzioni o crescita e implementazione dello stesso su idee magari forti che in qualche modo avevano raggiunto gli obiettivi, risultati. Quindi il primo
La prima osservazione che voglio dare a questo Consiglio, ecco, approvare un PUC oggi di questo tipo significa avere uno strumento finalmente, innanzitutto, quindi questo è chiaro che è il primo importantissimo passo in avanti, ma avere uno strumento dinamico che ci consente evoluzioni continue. E dico fin da subito che quell'ufficio di piano che ha collaborato con il nostro ufficio urbanistico, con l'architetto Cerminare, con l'ingegnere Sica, che hanno lavorato alla redazione di questo strumento, deve essere rinnovato e rafforzato, perché avere insomma un ufficio dedicato proprio allo sviluppo del PUC e eventualmente a inserire e implementare idee nuove, così come il PUC consente, secondo me è fondamentale. Quindi fin da subito dico che qualora dovesse questo Consiglio approvare questo strumento, ci organizzeremo immediatamente per costruire un ufficio di piano di supporto al nostro ufficio, organizzando magari proprio un settore dedicato allo studio, all'approfondimento, all'implementazione di questo strumento urbanistico, che credo sia essenziale per poterlo fare crescere. La seconda cosa che voglio sottolineare è che probabilmente è l'unico piano che è stato condiviso con la Regione, perché abbiamo avuto la possibilità in questo percorso così lungo anche di raccolta di pareri, di arrivare a discutere con la Regione Campania per condividere lo strumento. Probabilmente, poi se il professore Moccia mi potrà dire meglio di me, ma per quel che mi risulta forse siamo gli unici che abbiamo attivato una conferenza di pianificazione con la Regione per discutere dello strumento, e quindi io credo sia, tra virgolette, qualche cosa da segnalare, a scrivere positivamente al lavoro che è stato fatto. Poi voglio fare un passaggio naturalmente a chi ci ha lavorato evidentemente a questo strumento, i nomi quantomeno di coloro che hanno dato il loro contributo, la loro sia corretto, quindi li elenco naturalmente. Comincio naturalmente con i nostri uffici, l'architetto Cateno Cerminale, il ingegnere Agostino Sica, il geometra Sergio Lauriana e poi l'architetto Elia Antonio Elia Sica, l'ingegnere Luigi Vaccaro, l'ingegnere Michele Infante, l'architetto Federica Gatto, l'architetto Giuseppe Anzani, l'architetto Raffaella Gambino, l'architetto Federica Tommaset, il geologo Lucio Gnazzo, l'ingegnere Federica Turi, l'ingegnere Giuseppe Fallone, il dottor Antonio Menza e il dottor Gabriele Di Filippo. Se posso completare. Posso completare? Grazie. È chiaro che ho riservato all'ultimo i due nomi più importanti che hanno in qualche modo, diciamo, dato il loro contributo, evidentemente. Ho voluto fare colpo di teatro finale. E quindi sono due nomi molto importanti che secondo me hanno dato grande qualità al nostro strumento, perché se è elevata evidentemente la qualità di coloro che l'hanno redatto, evidentemente questo traspare dal lavoro che è stato fatto. In particolare quindi voglio ricordare il professor architetto Roberto Gambino, che purtroppo da poco è scomparso, ma ricordiamo evidentemente la sua notorietà non solo a livello italiano ma internazionale. Ricordo che è stato membro del Consiglio d'Europa per la Convenzione del Paesaggio, progettista dei più importanti parchi d'Italia. Quindi lo ringraziamo, ripeto, è scomparso da poco, ma certamente ha lasciato qualcosa di importante nel nostro strumento urbanistico. E poi naturalmente voglio citare il professore architetto Francesco Domenico Moccia, Mimmo per gli amici, che conoscete naturalmente la sua grande professionalità, è professore ordinario di pianificazione territoriale ed urbanistica paesaggistico ambientale all'Università Federico II di Napoli, è segretario generale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, dirigente nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, redattore di numerosi piani, tra l'altro anche redattore del piano del parco, credo, in elaborazione. E quindi uno strumento che ha avuto la possibilità, insomma, di avere tecnici di alto livello che hanno lavorato ed elaborato, quindi questo certamente è un elemento di assoluta positività. E molto rapidissimamente
i criteri naturalmente ispiratori che hanno in qualche modo voluto segnare il piano stesso sono sostanzialmente tre: la tutela e il miglioramento della matrice ecologica, la riorganizzazione e il rafforzamento dei sistemi infrastrutturali, ricettivi e di servizi, e la riqualificazione urbanistica e paesistica per il miglioramento della fruizione sociale e turistica. Questi sono i tre principi ispiratori. Evidentemente la matrice ecologica non poteva essere diversamente, sia perché siamo a ridosso del Parco del Cilento e sia perché abbiamo imparato, insomma, che l'ecologia, con l'ecologia, oltre a fare delle cose corrette per il nostro ambiente, si può fare anche turismo, si può fare anche economia sostenibile, e quindi perché non puntare su questo aspetto così importante. Rispetto invece un altro elemento importante, insuperabile, è il miglioramento dell'accessibilità nella nostra città, con azioni, immaginate, del PUC, che in qualche modo mettono al centro il sistema portuale, la stazione ferroviaria intermodale, attestamenti viabili, insomma la viabilità in generale, perché è essenziale al fine del movimento, cercando in esso di promuovere lo sviluppo turistico, stimolando opportunamente la crescita anche di strutture adeguate per l'accoglienza. E adesso naturalmente va aggiunto, come dicevamo nei punti principali, anche l'importanza della possibilità di mettere in rete quello che da un punto di vista di patrimonio abbiamo, patrimonio culturale in particolare, quindi patrimonio storico, archeologico, quindi dal centro storico al castello. Ecco, è importante questo piano in qualche modo mettere in rete questi strumenti, e questo è molto molto importante. E alla fine volevo terminare questo intervento con una importante qualità che ha questo piano, e questo, diciamo, propriamente è stata la prima cosa che mi fu spiegata quando diversi anni fa cominciamo a ragionare del nuovo strumento urbanistico, che è lo strumento perequativo, che è un elemento, come sapete, teso a ridistribuire, ecco, diritti e doveri nell'ambito della pianificazione. Questo è un altro elemento di novità molto importante che io credo possa avere un impatto positivo e rilevante. Questo era un po', diciamo, quello, gli appunti che mi sembrava dover in qualche modo segnalare nella fase iniziale, e quindi, insomma, vi ringrazio e lascio, diciamo, il proseguo della discussione al professore Moccia, che ringrazio ancora, insomma, per la sua presenza. Grazie sindaco, prego professore. Prego. Ringrazio il sindaco per la presentazione che ha voluto gentilmente fare della mia persona, ma devo approfittare anch'io per dichiarare pubblicamente il mio debito e riconoscenza nei confronti di Roberto Gambino, che sicuramente lo possa scrivere tra i maestri dell'urbanistica italiana, e per me la sua collaborazione, collaborare con lui, lavorare con lui, è stato un momento di grande arricchimento scientifico e professionale. E devo dire che debbo proprio a lui anche le elaborazioni più innovative, più importanti che sono riuscito a realizzare sulla questione della pianificazione urbanistica, e che spero hanno ispirato e trovano molto spazio all'interno del disegno di legge regionale sul governo del territorio, che mi auguro possa essere rapidamente approvato in questa consiliatura, nei prossimi passi di questa consiliatura regionale. E da questo punto di vista, diciamo così, il piano di Agropoli sarebbe ben allineato non solamente con la legislazione vigente, ma anche con la legislazione a venire. Vi devo dire, non è stato con poco imbarazzo che e con fatica che io ho cercato di prepararmi e dedicare tutta la giornata di ieri a questo incontro, per fare in modo che fosse presentato nel modo migliore questo lavoro che abbiamo fatto,
e ho aperto i file del mio computer con la scritta Agropoli e ci ho trovato una quantità di lavoro che mi ha impegnato l'intera giornata, forse senza giungere ad una conclusione soddisfacente. Se vai avanti, Antonio. E però mi ha consentito di, diciamo così, trovare un filo con cui si poteva raccontare questo piano. E ho pensato che la cosa migliore era proprio quella di fare la sua storia, un suo racconto. E questo racconto prende le mosse, secondo me, dal programma elettorale di Franco Alfieri, la slide precedente, del 27-28 maggio 2009, in cui era dichiarato che un punto del programma era dedicato alla necessità di realizzare il piano urbanistico comunale, motivato con queste frasi che vedete qui: è cambiata la legge, ci sono diverse esigenze. E che cosa si proponeva? Riqualificazione, recupero, trasformazione urbana e sviluppo. Programma nella successiva elezione per la consigliatura 2012-2017 si ribadisce l'esigenza di realizzare il PUC. Questi sono, e io qua ho fatto uno straccio un po' a caso, ma in realtà in quel programma elettorale c'erano esattamente tutti i punti fondamentali che riassumevano lo stato di avanzamento del PUC in quel momento. Purtroppo non ho trovato il programma elettorale del sindaco vigente, perché appunto la mia documentazione è anche lacunosa. Ma però prosegue in quella logica, quindi muove, ci sta. Ambi riferimenti. Si muove sempre secondo questa logica. Perché ho preso i programmi elettorali? E perché, diciamo, il PUC è, diciamo, è un argomento che riguarda l'intera cittadinanza. Ed è importante il fatto che delle cose che riguardano il PUC siano, diciamo, parte delle elezioni comunali e quindi coinvolgono un impegno nei confronti dell'intera cittadinanza. E, diciamo, sono a fondamento della costituzione del governo di una città. Questo è il motivo per cui andiamo avanti. Come è iniziato il PUC? Il PUC è iniziato con un quaderno in cui sono stati, quaderno di piano numero 1, documento orientamento strategico propedeutico agli indirizzi programmatici per l'adozione delle disposizioni strutturali del PUC. Era allora responsabile politico istituzionale ingegnere Agostino Abate, e dirigente era SICA, i consulenti Infante, Dia e di Asica Luigi Vaccaro. In questo quaderno ci sono la raccolta delle informazioni principali, ma non solo, c'è un calcolo del fabbisogno abitativo e ci sono ribaditi quelli che erano gli obiettivi per la redazione che bisognava raggiungere con la redazione del PUC. Andiamo avanti. Ecco, ho voluto fare una cronologia. Abbiamo iniziato nel 2011, cioè 9 anni fa. Questo per questa questione del tempo a me mi ha molto appassionato. Sono 9 anni che si lavora a questo punto, 9 anni. 9 anni da quando mi è stato affidato l'incarico di consulenza, ma già il documento che avete visto prima era già precedente, quindi era incominciato ancora prima. Il PUC ha assorbito al suo interno, poi lo vedremo anche dopo, un piano di intervento unitario trentino Trentova-Tresino, che era stato elaborato come attuazione del piano del parco, che è arrivato ad una condizione intermedia, si è fermato perché è stato integrato nel PUC. Quindi il PUC contiene questo progetto attuativo
del piano del Parco del Cilento Valdiviano e degli Alburni. Qua ho distinto dei colori dove in marrone si vedono le attività che abbiamo svolto in connessione con la provincia di Salerno. E la prima è stata quella del stime del fabbisogno abitativo, anche su questo diremo due parole dopo. In nero sono le attività che ha svolto l'ufficio, la consegna del preliminare del 2013, l'approvazione del preliminare è stata il 18/4/2013. Successivamente si è svolta una... No, fermati un attimo. Successivamente si è svolta l'attività di consultazione. Quindi questo progetto preliminare è stato discusso con... Abbiamo fatto, ecco, una cosa importante, un opuscolo divulgativo che è stato diffuso a tutta la cittadinanza. Ci sono stati incontri con i tecnici, con le associazioni, con il Consiglio. Ci sarà quindi una commissione consigliare, eccetera, fino all'approvazione definitiva di questo preliminare. Dopo tutte queste consultazioni, la Giunta ha preso atto di tutte le discussioni che erano state fatte e ha approvato il piano preliminare. Una cosa molto singolare che è avvenuto è l'intreccio con delle attività di carattere formativo-culturale. Cioè questo PUC ha avuto un momento di discussione in una scuola estiva che è stata promossa dal Politecnico di Milano e ospitata ad Agropoli durante il mese di giugno del 2013. Andiamo a quella successiva. È stata esposta alla rassegna urbanistica regionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica ed è stato oggetto di un laboratorio universitario in cui gli studenti hanno fatto elaborazioni e proposte sulla base delle condizioni della città di Agropoli. Queste elaborazioni sono state esposte in una mostra del 2014 nel Palazzo dell'Arte, dove si è svolto anche un dibattito pubblico sulle proposte fatte nel corso di questo laboratorio. Questa attività, diciamo, è abbastanza unica e singolare all'interno del sviluppo di quelle che sono le cose canoniche di un piano urbanistico comunale. La parte successiva, diciamo così, è quella più ordinaria, perché riguarda l'adozione, la pubblicazione, le osservazioni e la istruttoria di queste osservazioni. Sono svolte in gran parte per merito degli uffici del Comune e poi i permessi da ottenere dagli enti. E vedete come tutto questo è stato una cosa estremamente lunga, in cui su questo piano si è ritornato più volte, sia per i rapporti con la provincia di Salerno, sia per i rapporti con tutti quanti gli altri enti che debbono esprimere pareri, e quindi l'hanno esaminato in tutte le sue componenti e date una serie di emendamenti e di modifiche che si sono dovute assorbire, che voi leggete molto bene nei documenti che vi sono stati forniti. Io su questo voglio soffermarmi solamente un attimo sulla conferenza di copianificazione con la Regione, perché a parte il fatto che ci ha consentito di risolvere alcuni conflitti con la provincia di Salerno, presso la quale, diciamo, giaceva questo piano, andava un po' avanti e indietro perché chiedevano continue modifiche e spiegazioni, approfondimenti, e quello che, diciamo, è risultato efficace è che invece di fare le lettere è molto più efficace mettersi intorno ad un tavolo e guardarsi negli occhi, parlarsi apertamente, discutere e trovare il punto di accordo. Questo è il metodo della conferenza permanente di pianificazione. Un metodo che potrebbe essere considerato una soluzione del
della, quella che si dice sempre, no? La semplificazione dei processi amministrativi, ma che non si applica mai. Posso confermare con grande sicurezza, perché l'ho verificato anche in Regione, che è la prima volta, sebbene questo sta in una legge regionale, questo strumento, è la prima volta che è stato applicato questo metodo dalla Regione Campania. E non per solamente, non per la prima volta per i piani urbanistici, ma la prima volta in generale, per qualsiasi altra, indipendentemente dall'argomento. Quando il legislatore regionale introdusse questo metodo, io credo che fece una cosa di grande importanza e mi auguro che si svilupperà. Io vi posso anche dire confidenzialmente che l'ente parco ha inoltrato una simile richiesta alla Regione Campania. Se non l'ha inoltrata, la inoltrerà a giorni, proprio perché, diciamo, questo è uno strumento efficace per andare a risolvere delle questioni spinose, soprattutto laddove non c'è un procedimento stabilizzato, acclarato. Andiamo avanti? Va bene, il gruppo di lavoro ne ha parlato già il sindaco, lo possiamo saltare. Questo è il piano per Trentova Tresina e i contenuti di questo piano sono inclusi nel... diciamo, è inutile che io mi soffermi molto su questo piano, perché credo che per la storia amministrativa di questo comune è stata una cosa importantissima, perché ha segnato una grande svolta. Non so se vi ricordate tutti quanti che quest'area doveva essere, era stata richiesta per quest'area un villaggio turistico e invece è diventato un'oasi naturalistica, quindi una svolta veramente importante che si è verificata mentre il piano era in corso. Il piano ha sancito questa svolta di orientamento dell'amministrazione di Agropoli e l'ha codificato. Questi sono, diciamo così, il modo diverso di vedere questa zona in termini conformi alle indicazioni del parco e in una dimensione di conservazione della natura. Andiamo avanti. È sempre, diciamo, lo stesso progetto. Andiamo ancora avanti. Una delle queste sono immagini del preliminare di piano, che è importante richiamarle, perché in sostanza, anche se non fanno parte degli elaborati che voi approvate stamattina, sono però, diciamo così, i contenuti, rappresentano forse meglio e più esplicitamente i contenuti del progetto di piano. E qua, diciamo, in questa prima tavola di inquadramento, si afferma e si verifica, per giunta, un concetto che stava dentro quei documenti politici, cioè del ruolo di Agropoli nel proprio territorio. Un ruolo che è particolarmente rilevante, perché vedete, cioè questa è un'immagine, credo, estremamente espressiva, no? Cioè quella campiture rosa, no? Fanno vedere appunto la posizione di diversi comuni della parte meridionale della provincia di Salerno e quindi dell'importanza che Agropoli assume non solamente come centro in sé, ma come elemento di servizio ad un'ampia area circostante. Quindi Agropoli è più cose. Prima di tutto noi ce lo ricordiamo come centro turistico, ma è anche un centro di servizi di un territorio. Ed è anche un centro di concentrazione della produzione e delle attività economiche. Quindi è città veramente, non è come Ascea, per dire, no? Le città che vivono solamente, cioè chiamiamole città, non sono città, gli insediamenti che vivono solamente 2 mesi all'anno e poi sono completamente abbandonati. Questa è una città che vive sempre.
si ingrandisce durante il periodo estivo, ma svolge sempre una sua funzione, che è una funzione commerciale e industriale. E quindi questi sono argomenti che vengono sviluppati nel PUC. Andiamo avanti. Anche questa è una caratteristica abbastanza singolare di questo piano, che io direi che voi vostro, probabilmente il PUC lo potreste pubblicare come un libro di conoscenza, perché il lavoro conoscitivo che è stato fatto su Agropoli è veramente considerevole, non direi esaustivo perché insomma sarei troppo presuntuoso, però è veramente considerevole perché è stato, diciamo così, analizzato ogni pezzo della città e classificato in termini tipo morfologici, oltre che a fare una ricostruzione storica di questo insediamento, che è, diciamo, è anche la cosa più normale. Ma quello che è importante è che c'è un'analisi di tutte le risorse disponibili. Da questo punto di vista, questo piano, appunto, cioè i documenti di questo piano, vi restano come, anche quando il piano non avrà più valore, quando lo vorrete cambiare completamente, perché sono comunque una fonte di conoscenza da cui potete ricavare ancora tanti altri sviluppi che probabilmente non ci sono stati sfruttati completamente quando si è giunti poi a dover fare delle scelte che sono sempre un poco più limitative, ma continuano a poter generare nel futuro altre possibilità. E diciamo questa, insieme andiamo avanti, diciamo la conoscenza di tutti i caratteri paesaggistici, ambientali e così via. Questa tavola anche è di grandissima rilevanza, secondo me, è anche una opportunità di sviluppo futuro, perché a differenza di come succede per moltissimi altri piani, questo piano ha avuto una chiara impronta strategica, cioè di sviluppo. Non è solamente un piano di zonizzazione in cui ci sono le norme tecniche di attuazione con gli indici di fabbricabilità, dove si costruisce e dove non si costruisce, ma cerca di individuare quali possono essere dei progetti di sviluppo della città. E questi sono qua elencati in questa tavola. Bene. Ora, perché dico che questa parte è una parte importante? Perché noi siamo di fronte a una stagione che, sapete bene, sarà segnata dal Recovery Fund e dal Next Generation EU. Che cosa serve ai comuni? Servono progetti di sviluppo. Va bene? E allora andate a scavare dentro alle pagine di questo piano, fate le vostre discussioni e approfondimenti e scegliete quali sono i progetti di sviluppo più urgenti su cui volete puntare veramente. Nel piano c'è tutta la struttura amministrativa per poter varare concretamente questi progetti di sviluppo senza incorrere nella arcinota contraddizione, contrasto tra progetti di sviluppo e urbanistica, per cui si decide di fare l'illuminazione, di fare una nuova strada, e la nuova strada non è prevista nel piano. Questo gap in questo piano è superato, perché sono individuate le aree che sono oggetti di queste ipotesi di sviluppo che vanno progettate attraverso piani urbanistici attuativi, e quindi se voi sviluppate il piano urbanistico attuativo andate a sviluppare anche il progetto di sviluppo che concorre ai finanziamenti europei. Bene, andiamo avanti. Le idee, no, dello schema di circolazione, la rete ecologica, no?
è l'obiettivo dei programmi europei numero uno. Va bene? Qua c'avete solamente uno schema, non c'avete già il progetto della rete ecologica. C'avete il primo schema di studio della rete ecologica, che naturalmente bisognerà sviluppare e far concorrere al finanziamento. Andiamo avanti. La fruizione territoriale per il turismo, no? Sviluppare il turismo oltre la balneazione, ci sono qua le idee per farlo diventare anche footing, passeggiate, scoperte delle zone interne, eccetera. Andiamo avanti. E questi sono i progetti di prima che vedete qui segnati, quindi ne possiamo anche parlare un attimo. Stazione ferroviaria può diventare l'hub di ingresso al parco del Cilento e all'area cilentana, ma che ci vuole per farlo? Ci sono una serie di funzioni possibili, però ci vuole qua un progetto, diceva bene il sindaco, ci vuole l'ufficio di piano, ci vuole il piano attuativo che concretizza che cosa si può realizzare. È già previsto uno svincolo con l'allacciamento alla superstrada, però è un'attrezzatura pubblica, c'è da fare tutto il resto. Il parco del Testene, no? Che far diventare il fiume una zona verde che, diciamo, è per lo svago, ma contiene anche le più importanti servizi urbani. Il porto, un altro nodo. Si può far passare il porto ad una classe superiore, dove ci sia una migliore accoglienza e una qualità di servizi che possa attrarre una clientela che si aggiunge a quella attualmente esistente e che ha un respiro più di carattere internazionale. Trentino l'abbiamo già visto, Trentovo l'abbiamo già visto. Ecco, questi alcuni sono un poco... Ah, e poi il lungomare San Marco, dove ci sono appunto la lunga discussione di come si deve riqualificare questo lungomare San Marco, anche questo è ancora in questo piano. Un'indicazione, bisogna riqualificarlo, ma come riqualificarlo bisogna ancora stabilirlo. Andiamo avanti. Vi dicevo che con uno dei primi atti che abbiamo fatto con la provincia di Salerno è il dimensionamento del piano. Quanti appartamenti si potevano costruire con il nuovo piano? Questa è la scheda che preparò l'ufficio allora. Vedete le cifre, no? 3-4 mila parlavamo. Passa, vai appresso. E questo è quello che ci rispose la provincia di Salerno, 750. Quindi il dimensionamento del piano è un atto sovraordinato a questo comune, attuato attraverso un accordo con la provincia di Salerno e attuato poi nel disegno di piano. Dal dimensionamento discende anche lo standard e quindi là avete la lista delle attrezzature che si sono realizzate. Non vi nascondo che, diciamo, la discussione sul dimensionamento del piano è stata sempre quella più importante che ha caratterizzato fino agli ultimi giorni la discussione tra il comune di Agropoli e la provincia di Salerno. Andiamo avanti. A questa è ancora un'altra singolarità del piano. Di solito il centro storico viene rimandato a un piano di recupero successivo all'approvazione del piano. In questo caso, invece, il piano di recupero del centro storico è incluso nel piano urbanistico comunale. Quindi qua trovate, scorrere velocemente, vi trovate tutti gli elaborati che fanno parte normalmente di un piano di recupero e che ci conducono poi
a, vai ancora avanti, a determinare quali sono gli interventi ammissibili per ciascun fabbricato della terra murata, e ancora avanti, e diciamo dei progetti che sono anche un po' delle scoperte, insomma, ci stanno, ci avevamo approcciato l'idea della terra murata come una questione, un pezzo integro, in realtà ci sono delle alterazioni e quindi sono oggetto eventualmente di eventuale intervento, di ripristino. E questa, quello precedente era un ampliamento che è stato fatto per consentire l'accesso carrabile alla strada, alla città murata, e poi quest'altro invece è delle demolizioni, dei crolli che sono avvenuti e che hanno creato una piazza laddove non c'era, perlomeno hanno ampliato una piazza dove ce n'era una più piccola. Allora, noi diciamo, io ho fatto un poco questa operazione perché il PUC di Agropoli si vede sempre su due tavole separate, non si ha mai la visione insieme, quindi un po' mi sono messo a giocare ieri sera per cercare di vederla un po' tutta quanta assieme. Allora, parte strutturale, parte programmatica. Allora, questo qui è un nodo, diciamo, anche per la riflessione scientifica e professionale estremamente confuso ed importante. Io ne ho visti tanti di piani urbanistici e non ho mai visto due piani strutturali uguali a due piani operativi uguali tra di loro, ognuno li interpreta a modo suo, tant'è che nel regolamento 11 nel regolamento 5 del 2011 la Regione Campania intervenne cercando di chiarificare questa differenza. La cosa non è andata molto avanti perché si è continuata sempre ad avere poca chiarezza di che cos'è un piano strutturale e che cos'è la parte operativa di un piano, anche poi complicata dalle schede degli interventi. Insomma, la legislazione va sempre avanti, difatti con uno degli ultimi leggi regionali c'è la possibilità di ai fini del commissariamento, per evitare il commissariamento, la possibilità di approvare solamente il piano strutturale, cosa che ha mandato nel panico tanti colleghi, perché dice: come si fa a approvare un piano strutturale senza la parte operativa? La nuova legge dovrebbe essere risolutiva, perché il disegno di legge separa nettamente il piano strutturale dal piano operativo, come se fossero due piani completamente diversi, i quali vengono approvati in due modi diversi e che sono anche disciplinati in una maniera, credo, finalmente chiara, perché in termini poveri si dice: il piano strutturale regolamenta l'esistente, il piano operativo determina le trasformazioni urbanistiche. Questa formula dovrebbe essere forse una formula chiarificatrice. E come abbiamo affrontato qui in questo caso la dimensione strutturale e quella operativa, in fondo abbastanza simile, in modo abbastanza simile a quella che prevede il disegno di legge. Cioè, il piano strutturale è il piano che regolamenta tutte le strutture urbanistiche e le zonizzazioni esistenti e che non è individuando quali sono le aree di possibile trasformazione. La trasformazione di queste aree è affidata al piano operativo. Questo che cosa implica? Implica che, mantenendo fermo il piano strutturale, e soprattutto grazie a, se verrà approvata la nuova legge, si potranno fare
realizzare piani operativi senza modificare il piano strutturale. Allora, per esempio, questa famosa lunga diatriba sul dimensionamento, che tra l'altro c'ha anche i suoi punti deboli, perché che cosa succede? Che la provincia di Salerno fa il dimensionamento quando fa il piano territoriale di coordinamento provinciale. Quindi, se non sbaglio, è proiettata al 2016, che è già passato. E poi chiede ai comuni di fare i loro dimensionamenti in funzione del dimensionamento fatto dalla provincia di Salerno, e quindi i comuni che fanno i piani dopo fanno un dimensionamento su una previsione che semmai è già passata. Noi praticamente stiamo facendo nel 2020 un dimensionamento proiettato al 2026, perché sono passati un po' di anni, su un dimensionamento provinciale al 2016. Quindi ci sono queste discrasie. Siamo vecchio già di 10 anni, sostanzialmente. Sì, sì. Ci sono indubbiamente delle discrasie. Io so che la Regione ha già chiesto alle province di aggiornare i loro dimensionamenti. E allora oggi il Comune di Acropoli approva il suo piano. Mettiamo tra 5 mesi la provincia di Salerno aggiorna il dimensionamento provinciale e stabilisce i dimensionamenti dei comuni. Avendo un piano operativo snello, potete rifare l'anno dopo, diciamo realisticamente, non dico si potrebbe fare anche 3 mesi dopo, però insomma, sapendo come vanno le cose, l'anno dopo il nuovo piano operativo con il nuovo dimensionamento. Quindi questo è, diciamo così, il sindaco diceva, la maggiore dinamicità. Ecco, tecnicamente la maggiore dinamicità si trova nell'indipendenza tra piano strutturale e piano operativo. Cioè voi mantenete fisso il piano strutturale, perché il piano strutturale è il piano delle tutele. Quindi là ci sono i monumenti, i centri storici, i corridoi ecologici, le aree di pregio ambientale, che sono da tutelare, che non si toccano. Una volta che sono stabilite queste tutele, il resto può essere oggetto di piano operativo che segue mano a mano le esigenze di sviluppo e i programmi di sviluppo della città. Il concetto della nuova urbanistica dovrebbe essere questo. Andiamo a vedere poi il piano operativo. Vabbè, questa è la leggenda, quindi scusa un attimo, torniamo un attimo sullo strutturale, che vediamo un momento quali sono le aree. Quindi dicevo, il sistema insediativo, le aree da trasformare, là ci sono tutti gli standard. Andiamo avanti. E questo è il piano operativo con i programmi di potenziamento infrastrutturale, di riqualificazione urbana, di espansione, che può essere di tipo residenziale, produttiva, turistica, e poi dei programmi delle connessioni ambientali. Quindi questa, allora, nella prima tavola abbiamo le aree da tutelare, questi programmi da sviluppare, cioè le azioni da condurre. Ora, io so che per quanto riguarda, allora il sindaco ha detto appunto che le aree di espansione di queste diverse caratteristiche sono state fatte tramite comparto. Ora ci sarebbe, diciamo così, una spiegazione giuridica, una spiegazione tecnica, e io vorrei aggiungere una spiegazione di opportunità. La spiegazione giuridica è che, secondo la legge fondamentale dell'urbanistica, si prevede che le aree di espansione debbano costituire comparti edificatori. Perché tecnicamente? Perché una zona di espansione non è dotata di infrastrutture, e quindi il comparto assicura che non si fanno solamente le case, ma si fanno anche le strade, fognature, illuminazione e tutto il resto.
questo deve assicurare il comparto. C'è una ragione poi di opportunità, va bene? Noi avevamo, abbiamo detto, 700 dispari alloggi, va bene? Qual è la scelta? Li mettiamo, che so, a indice un metro cubo su un metro quadro su terreno e vediamo qual è il terreno edificabile in base a quest'indice. Quanti diritti edificatori distribuiamo? Facciamo il comparto, lo facciamo largo, i diritti edificatori li distribuiamo di più. Questa è la differenza tra bisatura e comparto in zona C. Una più ampia distribuzione dei diritti edificatori e contemporaneamente un impegno da parte dei proprietari e di quelli che sviluppano l'edificazione alla cessione. Per cui i famosi standard che non si realizzano mai hanno qualche possibilità in più di potersi realizzare, perlomeno il comune comincia perlomeno ad avere la proprietà dei suoli, poi cerca di trovare i soldi per farle diventare verde pubblica attrezzata, scuola o impianto sportivo, ma perlomeno incomincia ad avere la proprietà dei suoli. Ecco, ve l'ho detta tutta il motivo per cui abbiamo insistito tanto sui comparti, no? Anche, diciamo così, arrivando a delle considerazioni di opportunità oltre che di corretta tecnica e legislazione urbanistica. Io credo che in termini generali non debbo aggiungere altro, a meno che non vogliate avere, diciamo, una illustrazione dettagliata per tutti i singoli comparti con le relative cose. In questo senso chiederei poi ad Antonio di fare una breve illustrazione. No, scusatemi che ho parlato tanto. Grazie, ma no, assolutamente, anzi erano scusami, tanti solo, anni. Solo a dire, no, è chiaro che magari nell'ambito della discussione che andremo a fare, in base a questa logica che abbiamo applicata di divisione dello strumento, quindi valutazione per aree e zone omogenee, potrebbe esserci bisogno del vostro aiuto ancora, di Antonio, insomma, per implementare alcuni chiarimenti che magari il Consiglio potrebbe avere bisogno. Aggiungo soltanto, ringrazio il professore, insomma, per la spiegazione. È chiaro che lui ha tracciato sostanzialmente le linee principali, ma già si evince in maniera chiara che il lavoro è stato fatto in maniera molto approfondita, con grande impegno di carattere tecnico. Il professore ha raccontato anche le diverse esperienze che hanno in qualche modo inciso su questo piano, ne ha evidentemente raccontato la contemporaneità, nel senso che noi andremo a avere tra poco una nuova legge regionale e siamo già al passo con essa, quindi saremo operativi, e soprattutto ha sottolineato quello che, diciamo, abbiamo detto più volte, insomma, che c'è questo meccanismo che ci consente di far evolvere il piano mese dopo mese, anno dopo anno, che io credo sia un elemento molto importante da tenere in grande considerazione. Quindi, insomma, si può dire tutto, però credo che è stato fatto un lavoro eccellente, e mi auguro, insomma, che il Consiglio voglia prenderne atto, insomma, di questo grande lavoro che è stato fatto, e in qualche modo valutarlo in maniera positiva. Presidente, a te. Grazie, Sindaco. Allora, come stiamo svolgendo i lavori di carattere generale, do la possibilità a tutti i consiglieri di intervenire sempre in una discussione generale,
Prego chi vuole intervenire. Consigliere Abate. Grazie. Prego, consigliere. Allora, come discussione generale, proprio agli albori, incominciamo un attimo ad esaminare quello che lei ha ammesso come emendamenti. Allora, l'ammissione dei 23 emendamenti che mi sono pervenuti adesso, che ho esaminato velocemente mentre il professore parlava, e di questo chiedo scusa al professore pubblicamente se non ho prestato lo sguardo, l'attenzione l'ho prestata alle sue parole tutta, non ho potuto prestare lo sguardo perché ero intento a dover leggere 23 emendamenti che fra poco arriveranno in discussione. Quindi sono in totale disaccordo, ritengo che sia un atto emendare un PUC nella mattinata della sua discussione, ritengo che sia un atto illegittimo come atto amministrativo e un atto politicamente scorretto e deprecabile. Non concordo poi con le parole del sindaco quando fa degli accostamenti fra quello che ha detto il professore in modo scientifico e tecnico, in quello invece che dovrebbe essere poi praticamente la disponibilità di una politica di maggioranza con il colloquio e con il confronto, cose che il professore non ha mai negato, ma nemmeno ha potuto approfondire, perché in realtà ad Agropoli questo non si è avuto. Ma questo lo diremo semmai in altri luoghi, in altri contesti, laddove ci sta qualcuno che molto probabilmente è intenzionato a recepire di più. Difatti, non a caso, io già so, prima di iniziare addirittura l'argomento, che in quest'Aula, così come tutte le altre discussioni che questa opposizione ha portato avanti, cadrà nel vuoto l'intervento totale, ma non nel vuoto di accordo, che sarebbe pure pensabile, pure immaginabile, ma nel vuoto totale proprio, nel vuoto di memoria, di ascolto, di interesse. Lo so, ma il dovere di consigliere mi impone, e quindi l'intervento lo farò comunque, altrimenti, così come ho detto prima, me ne sarei comunque astenuto e l'avrei fatto in altri siti, in altri luoghi, laddove la gente ha più interesse ad ascoltare il mio pensiero, non la verità, il mio pensiero. In questo contesto invece praticamente il pensiero dell'opposizione non conta a niente, questa non è un'aula di confronto, questa non è un'aula di discussione, questo è un votatorio dove si reiterano praticamente gli accordi che sono stati presi nelle stanze della maggioranza. Quindi come obbligo morale, civile, di consigliere comunale farò questo intervento pur non avendo praticamente alcun interesse a che voi lo ascoltate, atteso che non avete mai ascoltato con interesse, non avete mai proposto un confronto. Questo intervento si divide in tre aspetti, se ne avrò il tempo e se ne avrò la possibilità. Se poi non ne avrò né il tempo né la possibilità, vuol dire che vi tenete l'aspetto a cui sono arrivato e il resto lo continuerò sempre e ripeto ancora una volta, fino alla noia, in altri luoghi e in altri contesti, laddove potrò essere chiaro. Certo che solo pensiero che la mattina di un PUC mi arrivano 23 emendamenti non è che mi ha sconvolto, non è che mi ha sorpreso, ma mi fa sorridere ogni qualvolta sto per dire qualcosa, vengo a dire 23 emendamenti a un PUC nella mattinata, come se fosse praticamente acqua fresca, perché evidentemente così la intende qualcuno. Allora, la prima fase è quella relativa alle osservazioni che il gruppo ABC presentò a suo tempo nel periodo di pubblicazione del piano. Li riconfermo integralmente, ma in particolar modo l'osservazione con cui veniva indicato, ed era la numero 4 se non sbaglio tra l'elenco delle osservazioni, ma in particolar modo l'osservazione numero 4 laddove indicavo che sulle tavole grafiche del PUC apparivano fabbricate o aree ancora non edificate, ancorché dotate di un permesso
SUAP, sportello unico delle attività produttive, decaduto ampiamente senza alcun intervento, apparivano invece quei fabbricati, quelle aree tipizzate come zone B4, B3, zone B4, B3 che consentono praticamente, diciamo, alcune tipologie di intervento ad un oggetto che esiste e non a qualcosa che non esiste, ancorché dotato di un permesso suo scaduto però. La riconfermo integralmente, l'osservazione venne bocciata perché disse che non aveva praticamente alcun carattere di modifica delle tavole, perché le tavole sarebbero state comunque redatte in quel modo. Quella fu la sostanza con cui la Giunta a quell'epoca bocciò quella osservazione. La seconda fase è un avviso ai cittadini sulle conseguenze territoriali e la terza fase è una gestione, un accenno, ma non ci andrò fino in fondo perché molto probabilmente non ne avrò nemmeno la voglia, di volontaria disapplicazione da parte di questa maggioranza politica, volontaria disapplicazione della normativa regionale. Se vi ricordate, il sindaco all'inizio ha detto forse un caso più unico che raro, il PUC di Acropoli è dotato anche del parere della Regione Campania in conferenza di pianificazione. Ricordatevi questa frase e poi, se ne avrò sempre il tempo e anche la voglia, vi documenterò com'è che questa unicità di applicazione della conferenza di pianificazione permanente è una pastetta politica fatta fra la politica regionale, la politica provinciale, la politica di questo comune. Una pastetta politica, me ne assumo ogni responsabilità civile e penale di quello che ho detto. Per quanto riguarda quindi l'avviso, l'osservazione, quindi la seconda fase, che voglio fare ai cittadini, affinché possiate prendere le mie parole, verificarle e poi dire sì, aveva o non aveva ragione. Allora, nonostante tutti gli sforzi che testé ha elencato l'illustrissimo professor Moccia, che pubblicamente quindi saluto perché prima evidentemente non ho potuto dedicare nemmeno più di uno sguardo, gentilissimo professore, tutto vero, ma il professor Moccia chiaramente è una parte, diciamo, tecnica, è una parte che deve eseguire un'operazione di redazione, ma il PUC non è solo tecnica. Il PUC, ringraziando il Dio con la faccia per terra, è anche e soprattutto politica e gestione, diciamo, politica del territorio insieme agli attori sociali, cioè a tutti i cittadini, a tutte le associazioni, a tutti gli operatori, a tutti coloro che hanno la capacità di intervenire sul territorio, a tutti gli stakeholders, a tutti coloro che hanno interesse, giusti interessi, legittimi interessi economici, professionali, culturali da portare avanti. Quindi, a parte le parole del professore Moccia, andiamo ad esaminare invece che cosa succederà sul territorio nel momento in cui questo PUC sarà approvato. È vero, sul sito del Comune ho letto che dopo tanti anni verrà approvato il PUC, quasi un inno praticamente, diciamo, alla capacità di questa amministrazione. È esattamente il contrario. Sì, dopo tanti anni il PUC deve essere approvato, dobbiamo avere uno strumento urbanistico moderno, non possiamo più vivere con uno strumento urbanistico di 50 anni fa, ma non per questo a tutti i costi dobbiamo avere praticamente un PUC che non è ancora all'altezza di poter documentare quel connubio, quella connessione fra il territorio e la tecnica redazionale. Quella connessione fra il territorio e la tecnica nazionale, in cui ci passa in mezzo la politica, che doveva essere da giusta interconnessione, la politica ha detto vicino al popolo, togliti di mezzo, me la vedo io con la tecnica nazionale. Questo l'ho documentato nelle osservazioni, poi lo documenterò ovunque, ogni cittadino di Acropoli abbia voglia di ascoltarmi, certamente non in questo contesto, laddove giustamente ci stanno consiglieri che non vedono l'ora che finisca l'intervento, perché devono andare a votare ciò che hanno già deciso. Allora, il PUC, così come l'avete visto, se l'avete visto, a parte le zone A e le zone B praticamente, e le zone produttive,
e le zone agricole, ma tutto l'edificato e tutto lo sviluppo futuro è basato praticamente su aree di riqualificazione. Cioè tutto il nostro centro abitato, tutto, sta in area di riqualificazione, tranne una parte che sta nelle zone B, laddove praticamente sono ammessi normali interventi di manutenzione. Area di riqualificazione, tanto per farvi incominciare a rendere conto di quello che parlo, parlo del porto, della Fornace, Parco Fluviale Testene, Stazione, il Waterfront San Marco, Mattine, Lido Azzurro, Lido Liceo Classico, queste sono le aree di riqualificazione. Poi abbiamo le aree di espansione, le aree di espansione che sono state distribuite praticamente sul territorio. Quindi in questi due contesti, a parte quelle poche aree che vi ho detto prima, o quelle grosse aree agricole che non vado ad esaminare perché sarebbe poi lungo e dispersivo, ma su cui comunque ci sarebbe tanto da dire e da ridire, abbiamo aree di riqualificazione, un abitato che deve essere riqualificato, e aree di espansione, quelle cui ha fatto cenno per l'ultima frase il professore, cioè dice quelle aree che vanno praticamente distinte poi per comparti. Bene, guardate, io adesso per le aree di riqualificazione mi fermo un attimo e vi leggo che cosa dice la normativa. In modo legittimo lo dice, ma che cosa poi significherà sul territorio? E poi vi spiego che significa pure il modo legittimo e che cosa significherà sul territorio. Alla fine del mio intervento questo lo capiremo, se dovessi finire l'intervento. Allora, le aree sono sottoposte a un vincolo a contenuto espropriativo ai fini dell'attuazione delle previsioni di pubblico interesse definite dal PUC. Tali aree, dice sempre la normativa che state per approvare, tale aree generano un diritto edificatorio che può, in alternativa all'esproprio, essere utilizzato esclusivamente nell'area destinata all'edificazione privata del comparto di appartenenza. Su tali aree, quindi, cioè sulle nostre aree a fianco a tutti i nostri fabbricati del centro abitato che fanno parte delle aree di riqualificazione, esistono due regimi alternativi. A, il vincolo a contenuto espropriativo, che consente al comune in qualsiasi momento e con le procedure fissate dalla legge l'ablazione onerosa dei suoli. In tal caso il diritto edificatorio del suolo espropriato è acquisito dal comune, che può esercitare direttamente o cedere a terzi tale possibilità edificatoria. Posizione A, quindi, vincolo a contenuto espropriativo. B, l'utilizzo però da parte del proprietario del diritto edificatorio nell'ambito dell'area destinata all'edificazione residenziale o commerciale del comparto. Tale opzione determina l'automatica cessione al comune delle relative aree. Dal momento che la sussistenza del doppio regime A, cioè quella fase espropriativa, a te ti do il diritto edificatorio, non annulla e né comprime il diritto di proprietà, quello previsto dal codice civile, che può comunque utilizzare la possibilità edificatoria, quindi non annulla il mio diritto, perché posso comunque utilizzare in alternativa praticamente all'esproprio il diritto edificatorio, tali vincoli a contenuto espropriativo non sono soggetti a decadenza. Quindi, mentre fino adesso avevamo una speranza nei vecchi piani regolatori generali, che era quella di dire, vabbè, d'accordo, io voglio fare un comparto, lì ci voglio mettere un'area a destinazione pubblica, la speranza, veramente no, un diritto costituzionale, non la speranza, perché poi arriveremo alla Costituzione, al diritto, un diritto, avevo il diritto costituzionale di vedermi risarcito, oggi io che cosa ti do? Ti do il diritto edificatorio, quindi al momento aleatorio, e quindi di conseguenza tu non hai diritto all'esproprio. Quindi i tuoi suoli, ricapitolando, in area di riqualificazione, tolti i fabbricati, almeno me lo auguro questo, perché non si capisce bene, ma comunque poi un giorno potrebbe pure ritornare. Tutti i terreni, i giardini, privati, non privati, un orto qualsiasi, un'area libera, diventa praticamente disponibilità
dell'ente, perché hai il diritto di aver imposto l'esproprio, in quanto a te privato ti concederà nell'ambito di un PUA, di un piano urbanistico attuativo, quando sarà fatto e come sarà fatto e se troveremo l'accordo poi di farlo, ti concederà diritti edificatori. Quindi siamo gravati da vincoli di esproprio perché è un regime che la perequazione ammette. Sì, poi ve lo dirò, sempre se finirò l'intervento, la perequazione lo ammette, ma la perequazione che è possibile per legge e per Costituzione non è quella ideale prevista dall'urbanistica, ma è quella prevista dalla Corte Costituzionale, quella prevista praticamente dal diritto, cioè una perequazione consensuale, non impositiva, perché la perequazione impositiva non esiste, esiste solo in urbanistica, ma non esiste in diritto. Ed ecco che l'urbanistica e il diritto si sarebbero dovuti incontrare prima, per far sì che questo consenso nascesse prima e comunque della redazione del PUC, perché solo quella consensuale è vera perequazione possibile in diritto, l'altra è perequazione ideale, ideologica dell'urbanista, a cui l'urbanista ci tende, ma deve trovare praticamente, diciamo, il consenso del diritto del proprietario. Quindi questo è quello che è nelle aree di riqualificazione, che sono la quasi totalità del nostro centro edificato e che, vi ripeto, essere Porto, Fornace, Parco Fluviale, Waterfront, San Marco, Mattina, Lido Azzurro, Liceo Classico, tutto aree di riqualificazione. Poi andiamo in quelle che dovrebbe essere, per esempio, vi voglio fare però un esempio, nelle aree di riqualificazione, per esempio, del PUC che oggi state per approvare, la provincia di Salerno, come ha detto il professore, poi arriveremo a questo argomento, aveva espresso fortissimi dubbi sul numero di alloggi che potessero, diciamo, essere edificati con questo diritto di perequazione nelle aree di riqualificazione, cioè in cambio dei tuoi terreni, poi ti do il diritto a te proprietario, nell'insieme tutti i proprietari d'accordo fra di voi avrete questi diritti che vi permetteranno X alloggi nel Waterfront di San Marco, X alloggi nel Lido Azzurro, X alloggi, sono stati ridotti notevolmente, cioè dalla mattina alla sera, con un colpo di spugna, evidentemente un colpo di spugna a cui i tecnici del comune di Agropoli hanno dovuto adempiere obbligatoriamente, perché era una richiesta della provincia su cui la provincia stessa non voleva, giustamente, non retrocedeva. Allora ci ritroviamo per esempio in una zona, e adesso, se non vado errato, il Waterfront San Marco, in cui passiamo da 80 alloggi a 12 alloggi. Questo che significa? Significa che se tutto questo è il Waterfront San Marco, dove prima c'erano tanti giardini, tanti terreni liberi, roba varia, su cui praticamente il Comune aveva imposto il doppio regime esproprio e diritto edificatorio, quindi vincolo che durava una vita che significa? Significa che non è una vita di questa amministrazione, perché io a questi signori potrei pure riconoscere, potrei, ma non glielo riconosco, potrei pure riconoscere una legittimità di pensiero, una giustizia di pensiero, ma potrebbe arrivare domani un fetente come me e potrebbe praticamente applicare questa perequazione in modo scorretto, in modo sbagliato, facendomi permanere in questo dubbio atroce per una vita intera, fino a quando praticamente non arriveranno delle sentenze, poi, diciamo, di diritto, che andrebbero a modificare questa perequazione. Ma questo ve lo dico pur per esperienza diretta, perché io personalmente, indipendentemente dalla qualità del consigliere, esercito l'attività e sto facendo praticamente, diciamo, le difese di un cittadino di Salerno, caro professore Moggia, che sta passando i guai con un suo terreno, paga solo l'IMU, ma non ha nessun diritto, perché la perequazione gli concede il diritto edificatore, ma gli altri del combattono, ma questo ve lo spiegherò dopo, non essendo d'accordo, il combattono non parte mai. Dovrebbe partire con una società di trasformazione urbana, ma il Comune la società di trasformazione urbana non ce l'ha. E se la dovesse avere, sembra la società di trasformazione urbana politica, manipolabile politicamente. Quindi è meglio che non arriviamo alle logiche conseguenti. Andiamo adesso a vedere
Che cosa succede? Praticamente nelle aree di espansione. Nelle aree di espansione, cioè abbiamo esaminato l'area di riqualificazione, andiamo invece adesso ad esaminare le aree di espansione. Nelle aree di espansione succede la stessa cosa delle aree di riqualificazione, addirittura con un punto peggio, perché mentre nelle aree di riqualificazione almeno la nostra proprietà, che è suddivisa in immobile, cioè nel fabbricato, e nell'immobile terreno, nell'area di riqualificazione dovrebbe essere gravato da tutto questo doppio regime il terreno, nelle aree di espansione potrebbe pure capitarci qualche preesistente, ma comunque capitano tutte le aree, cioè i proprietari sono interessati di tutte le aree di espansione, non so quanti comparti sono, saranno forse una ventina, non ricordo bene a memoria, sono interessati dalla perequazione. Perequazione che è stata imposta così a priori, come abbiamo detto, senza alcun consenso, senza alcuna pianificazione consensuale che sia avuta. Poi vi parlerò di pianificazione consensuale, che significa. Allora, primo chiarimento, professore e architetto, primo chiarimento, prima che andiamo nelle aree di espansione. Dove si trova la tavola S1403? Mi scusi, consigliere, la devo interrompere. Se lei entra nel merito dell'argomento, proprio sui punti... No, è sempre argomento generale. Se facciamo argomento generale, perché... È sempre generale. Io voglio solo la tavola S1403, perché la stessa è richiamata praticamente nella normativa di autosoli. Sto parlando sempre di normativa generale. Okay. Non entro nei punti assolutamente, anche perché non ho interesse a entrare nei punti, in quanto addirittura posso preannunciare che quando entrerete nei punti me ne andrò, perché non ho interesse a entrare nei punti con la presenza di quegli emendamenti. E proprio per questo gli darò qualsiasi tempo che lei ritiene opportuno. Ma spiegare alla città, a noi tutti. Non ci sta nessun tempo limitato alla sua persona, consigliere, può discutere quando vuole. Presidente, non è che voglio... No, le sto dicendo questo. Lei mi ripete più volte. Io posso discutere quando ho, ma 23 emendamenti per esaminarli, io, ignorante in materia, ho bisogno di tempo. Io, ignorandone in materia, io ho bisogno di 23 giorni per guardarmi 23 emendamenti. Sicuramente. Prego. Stavo chiedendo, dov'è la tavola S14, perché non l'ho trovata. Segretario, glielo chiedo pure a lei, fra le tavole pubblicate, la S1403 e altre cose ancora pure, non c'è. Mentre nella normativa di attuazione, all'articolo 77, si legge di questa tavola S1403. Vogliamo chiarire un attimo questo aspetto? Perché se questo lo chiariamo andiamo avanti, se no altrimenti io chiederò di interrompere al Presidente e poi fate voi quello che volete. Prego. Architetto. S1403 non esiste. Allora l'articolo 76. Sì, lo sto leggendo, sono disposizioni programmatiche, sono le schede di comparto che coincide alla tavola numero P1601. Queste certo. Sono le schede di comparto. Evidentemente c'è un refuso. Questa non c'è è la tavola. Sì, c'è la P16. Sono le schede di comparto, sì. Qua dice ciascuna zona AE è analiticamente indicata nell'allegato alle presenti norme, schede di comparto, ed è individuata cartograficamente all'interno dell'elaborato S1403. Evidentemente è un refuso, perché la tavola è la P16 e questa qui è l'elaborato con tutte le schede. Cioè l'API. Esattamente. Ma assolutamente no. Quelle sono le schede di comparto. Assolutamente no. Allora quindi è falsato questa struttura, perché... A parte quello che poi diremo sulla provincia lombarda, che già avevi individuato che gli api erano una nefandezza di questa amministrazione, che quelli non erano api ma erano praticamente, diciamo, solo e soltanto delle schede riassuntive. A parte questo, ma per me è fondamentale invece vedere ciascuna zona di espansione indicata nel legato presente nome e individuata nel 1403. Era indispensabile che io ne venissi a conoscenza di queste schede di comparto, ma non nel modo con cui sono state riportate negli API, perché negli API sono schede di comparto progettuali, futuristiche, per un eventuale poi comparto quando sarà fatto. Qua lascia intendere invece che erano stati individuati, praticamente elaborati di rilievo, e non ci troviamo proprio. Questi non sono elaborati di rilievo, questi sono elaborati future promesse di un comparto. Gli elaborati di rilievo mancano.
Quindi l'elaborato 14.03 non è un refuso, è una cosa importante perché stava nella prima stesura e nella seconda stesura. Professore, mi sa dare qualche indicazione lei? Allora, le schede di comparto sono sia di rilievo che di progetto. Quindi, diciamo, non capisco che cosa mancherebbe. Manca tutto, perché le schede di comparto di rilievo che dice lei, riportate sugli API, non sono altro che una perimetrazione in cui poi c'è indicato qual è la superficie territoriale o la superficie fondiaria di quello che dovrebbe essere l'oggetto del comparto. Ma non ci sta l'individuazione dello stato attuale, di quanti metri quadrati territoriali teniamo, di quanti abitanti ci stanno in quella scheda. Questo è fondamentale per un'eventuale partenza di una perequazione. Aleatoriamente così come scheda progettuale di API, non è una scheda di quella indicata l'articolo 76. Cioè tutti i comparti sono... È vero, No, la scheda è quella che vi ho detto prima. Ma è quello che dico io, architetto, no? Sì, ma se andiamo a leggere l'articolo 77 come procede, ciascuna scheda di comparto contiene i parametri edilizi ed urbanistici in base ai quali andranno realizzati gli interventi. Quindi soltanto dei parametri futuri di quello che potrebbe essere un futuro. I comparti sono futuri. Allora io non insisto più su questo, vi ho fatto notare, sono concetto, tanto io comunque voterò contro al piano, quindi non ho problemi. I problemi sono di chi voterà a favore del piano. Quindi questo per dirvi l'aleatorietà di quello che succederà in un comparto, quello che ha aperto l'architetto adesso, una tavola in cui si vedeva, per esempio, una zona di San Marco e in cui c'era scritto in tutta questa zona, che è di 13 ettari per esempio questa zona, c'era scritto 3.500 metri quadrati di superficie territoriale e 2.800 di superficie fondiaria. Andiamoli a trovare questi 3.500 metri quadrati in questi 13 ettari di questo comparto di riqualificazione, andiamo a mettere d'accordo tutti i proprietari praticamente che coesistono in quel comparto di questi 13 ettari per andare a individuare i 3.800 metri quadrati di superficie territoriale in cui fare i 1.500 metri quadrati di superficie fondiaria. È pazzesco! Cioè resteremo sotto un limite, non per colpa del professore o per colpa della normativa, ma resteremo per colpa di una procedura di perequazione errata, perché non hanno voluto capire gli urbanisti da una parte e il diritto privato da, non hanno voluto capire che deve essere solo consensuale un'urbanistica del genere, non può essere impositiva. Poi lo vediamo, addirittura sono intervenuti i segretari comunali a difesa di questo concetto che dico io, sono intervenuti i segretari comunali online, poi lo leggeremo sul concetto di perequazione. Allora, in questo comparto perequativo di espansione va individuato un'area di trasformazione, grossolanamente, non ricordo le parole a memoria, un'area di trasformazione e un'area di standard e un'area di viabilità. Cioè significa che su tutto quel comparto di espansione ci stanno proprietari che avranno praticamente, diciamo, il diritto edificatorio, perché il suo suolo non ha uno ius edificandi privato, mi spiego, cioè tutto quanto sta terreno individuiamo nel comparto futuro quando sarà fatto, innanzitutto adesso sono sotto il vincolo a contenuto espropriativo che non decade mai, cioè non decade dopo 5 anni tutto questo terreno qua di espansione, mai, perché hai doppie facoltà, ti ho dato il vincolo ma ti ho dato il diritto edificatorio, tu esercito o uno o l'altro. Tu giustamente ancora non sai come lo devi esercitare perché ancora non abbiamo attuato, formato il comparto. Per formare il comparto ci dobbiamo mettere d'accordo tutti quanti e individuare insieme al comune, perché il comune ha affidato questi comparti ai proprietari, contrariamente a quelle delle aree di riqualificazione che invece li fa proprio direttamente il pubblico, e ha detto mi dovete individuare un'area di trasformazione in cui poter fare le costruzioni, un'area di standard in cui poter allegare, collocare gli standard urbanistici, un'area di viabilità in cui poter esercitare la viabilità. Che devo, scusate. No. Non volevo interrompere, era un'osservazione che facevo, dicevo che mi sembra un fatto positivo che viene lasciato ai proprietari la possibilità di immaginare il comparto nella maniera che ritengono più. Positivissimo, però purtroppo i proprietari, caro sindaco, perché se ci dobbiamo pigliare per il culo, cioè sto facendo una parola offensiva, culo, e vuoi far vedere che oro quello che è merda, fallo pure, ma non lo fare sulle mie parole.
perché sulle mie parole poi mi incomincerei a offendere. Allora ti spiego, sindaco, perché te lo voglio spiegare. Cioè far sì che il PUA lo fanno i proprietari, sostanzialmente è un modo diverso di dire il PUA lo fa l'ente pubblico. D'accordo, benissimo. Ma anche se poi l'ente pubblico comunque non lo farebbe, perché non lo farebbe? Poi ti spiego perché. Allora tutti noi proprietari dobbiamo innanzitutto metterci d'accordo di qual è l'area di trasformazione. La maggioranza dei proprietari. Giusto? Bravo. Allora mi aggancio subito, venite il discorso. La maggioranza, breve, è vero, ha ragione. Se il 51% dei diritti di viatore, quindi dei diritti diciamo, dei proprietari, vuol fare il PUA e il 49% non lo vuol fare, il 51% lo fa. Fa il PUA, si acquista i diritti edificatori del 49% che non l'ha voluto fare e realizza sia nell'area di trasformazione sia nell'area per standard. Ma deve pagare, cioè io cittadino che voglio fare il PUA, ma c'è a far carico economicamente, ed è questo che la Corte Costituzionale ha impresso come concetto negativo. Ma mi devo far carico per salvare la mia proprietà, perché la voglio salvare quando voglio costruire, mi devo far carico di pagare te che non ha voluto fare niente. Quindi io la mia proprietà, per salvare i diritti costituzionali di proprietà che cadono sul mio, a già spendo soldi per pagare i diritti edificatori tuoi. È corretto, così è. Però lo dice la legge o lo dice il sindaco di Agropoli questo? È corretto, ma lo dice la legge o lo dice il sindaco di Agropoli? Lo dice il sindaco di Agropoli indirettamente, perché in questo combattimento andavano fatti tutti in un altro modo, te l'ho spiegato perché. Ho capito, però la normativa prevede che l'effusione in questo comunque, modo. Un attimo, sindaco, il colloquio fra me e te è finito, non sì, ha sì. Mai avuto inizio ed è finito. Sul PUC è finito, non intendo colloquiare con te. Va bene. Allora, di conseguenza, quindi nelle aree di espansione, dovete andare a elemosinare il vostro diritto di proprietà per anni, fino a quando non troverete la totalità di tutti i proprietari che diranno vabbè sì, facciamo praticamente questo comparto in questo modo. Signori, per esperienza diretta vi dico che la totalità dei proprietari non si troverà mai. Per un semplicissimo motivo, perché è già difficile praticamente trovare accordo fra due proprietari. Vi lascio immaginare invece, sia nelle aree di riqualificazione e sia nelle aree di espansione, la totalità dei proprietari, il numero dei proprietari, se porterà mai un accordo del genere. Nel frattempo, mentre in una vecchia procedura uno avrebbe potuto dire vabbè, sono scaduti i 5 anni, il vincolo ormai è decaduto, in questo invece giustamente la normativa dice il vincolo non decade mai, perché io ti ho dato il doppio regime alternativo, l'esproprio o i diritti edificatori. Allora vedo che in quest'aula continua a rimanere ferma e costante la verità dei fatti, cioè nessuno ascolta, non di voi, nessuno ascolta perché non ha interesse ad ascoltare in quanto ha già pigliato la decisione. E li stiamo ascoltando, io sto ascoltando. E quindi, di conseguenza, avendo già preso la decisione, le mie parole sono inutili. Ma io continuerò invece, per il dovere che mi lega in questo consesso, al popolo, ai cittadini, a quei pochi che mi hanno votato. Allora, quando il Comune avvierà il comparto, dopo aver approvato il PUC, poi dirà questi sono i tuoi diritti edificatori, perché deve determinare i diritti edificatori nel comparto di espansione. Dopo che ha determinato i diritti edificatori dovranno incominciare i proprietari, i numerosi proprietari che faranno parte di quell'area di espansione, a incontrarsi fra di loro e a vedere in che modo tradurre praticamente questi diritti edificatori fra di loro, sapendo che a molti non toccherà costruire sul loro terreno, ma devono costruire su altro terreno, in quanto il loro terreno è a vantaggio degli standard praticamente da realizzare o delle opere pubbliche da inserire in quel comparto. E qui iniziano le guerre che durano anni. È inutile però ascoltare il comune, l'ente, questa amministrazione quando dice ma non vi preoccupate tanto, noi approviamo il PUC per adesso e poi facciamo le varianti. Le varianti per il PUC richiedono la stessa importanza e la stessa procedura che viene richiesta per la redazione di un PUC, perché la variante deve seguire
lo stesso iter che ha seguito per l'approvazione il PUR. Quindi anche nelle varianti, per esempio, trovate un fetente come me che incomincerà a trovare opposizione a fare la variante al PUC e incomincerò a trovare 100 motivi. Questo fetente è uno e non comanda, ma un giorno potrebbero essere 9 rispetto a 16, praticamente le varianti non li fanno. E quindi noi rimarremo praticamente come cittadini in questo regime, diciamo, infinito. Però decidete voi, per l'amor di Dio, siete voi che lo dovete approvare. Allora, la tecnica perequativa nasce come volta a creare, per quanto possibile, un'indifferenza dei proprietari rispetto alle scelte di pianificazione. È quello che ha detto il professore. Nasce per fare del bene, la tecnica perequativa, ma alla fine si traduce in vessazione anticostituzionale che non finiranno mai e che assorbono un contenzioso che già negli altri comuni perdura e dura da anni. Poi possiamo avere un'altra fiducia, cioè quella di aspettare che il comune abbia i soldi e quindi, pur avendo i proprietari non trovato un'intesa fra di loro, arriva e si sostituisce integralmente alla totalità dei proprietari, maggioranza e minoranza, senza più distinguere, e dice: vi ho dato il tempo, non avete trovato l'accordo, intervengo io ente che faccio io il PUA, mi acquisto io i diritti edificatori vostri e li trasferisco a una società di trasformazione che realizzerà praticamente l'edificato e gli standard da realizzare. Quindi questa è l'ipotesi che il comune praticamente mette in essere approvando questa normativa. Andatevela a leggere un po' con più attenzione, ovviamente, perché io vado veloce. Allora, pareri autorevoli su queste stupidate di pensiero del consigliere Agostino Abbate. Sul sito segretariendilocali.it leggerete, troverete una valida dottrina che spiega perché nel sistema pianificatorio tradizionale ci sono due tipi di comparto: il comparto di tipo edilizio, che è quello che delimita le aree e gli immobili da trasformare, e il comparto, poi lo dice così un poco impropriamente, ma lo dice con un certo senso, è il comparto di tipo urbanistico, che delimita aree edificabili e aree non edificabili e che impegna alla sua formazione non solo i proprietari dei suoli edificabili, ma anche i proprietari privi dello ius edificandi, cioè quei proprietari in cui cadranno le aree per standard. Il comparto viene utilizzato nella pianificazione perequativa. Segretario, mi rivolgo a lei dicendo questo, una pianificazione perché si presta una redistribuzione dei diritti edificatori fra tutti i titolari dei lotti compresi nel comparto stesso, indipendentemente dalla destinazione delle correlative aree, quale zone di concentrazione volumetrica o quali spazi destinati a ospitare servizi pubblici. È uno strumento tipicamente consensuale, la cui attuazione è legata a una scelta volontaria dei proprietari, coinvolti con il loro consenso alla ricomposizione dei diritti edificatori e alla cessione delle aree. Si deve però sottolineare che l'uso del comparto deve avvenire nella fase preparatoria del procedimento di formazione del piano urbanistico comunale, in maniera tale da garantire la par condicio dei proprietari delle aree coinvolte. Quindi fase preliminare, prima ancora che nascesse addirittura praticamente il PUC da poter apportare oggi. La realizzazione della perequazione di comparto, dicono sempre i segretari online, può avvenire solo se il privato dà il suo consenso e dal momento che i singoli proprietari guarderanno i benefici che ciò potrà portargli. La pubblica amministrazione deve essere capace di allettarli e proporgli situazioni vantaggiose. Frase copiata da internet sul sito segretarioentilocali.it. Nei nostri comparti, invece, adesso questo lo dico io, lo diciamo noi insieme, manca addirittura la individuazione di dove devono andare le aree di trasformazione e dove devono andare le aree di standard e dove devono andare le aree di abitazione. Quindi già comparti che hanno sofferto di questo sono quelli in cui già erano individuati in un PUC, tipo Salerno, individuate già a T, area di trasformazione, AS, area di standard, AV, viabilità.
Già su questi sono lunghi anni di contenziosi. Il nostro comparto invece agli albori non viene manco individuato questo, deve prima individuare a T, a S e a V e altri spazi ancora, e poi decollerà praticamente nei propri diritti edificatori. Vi lascio immaginare quindi quanti anni passerete su questo PUC, sulla testa e sulla proprietà dei cittadini di Agropoli. Nel richiamato documento poi, vi leggo un'altra frase perché è importante, con la perequazione urbanistica si sta consolidando il passaggio da una urbanistica per provvedimenti ad un'urbanistica per accordi, che si caratterizza per il superamento dell'ottica che vede nettamente contrapposto soggetto pubblico e soggetto privato. Lo dicono autorevoli esperti in materia, cioè i segretari degli enti locali. Questo che io ho letto, non l'ho letto perché voglio farvi intimorire, assolutamente no, perché vi voglio portare l'esperienza di uno che sta assistendo e ha assistito persone che si trovano in comparti di perequazione che stanno passando praticamente i guai da anni senza risolvere i problemi. Anzi, devono pagare solo l'IMU. Potrei aggiungere una frase, architetto Germinale, visto che siamo amici me lo posso consentire, altrimenti non me lo sarei consentito. Forse è meglio che i cittadini di Agropoli rimarrebbero con l'articolo 9 del DPR 380-2001, cioè quello dove l'edificabilità non è ammessa se non nell'indice 003, fuori o dentro l'edificato. Forse sarebbe meglio, sarebbe auspicabile, perché in questo momento che cosa risulterebbe? Risulterebbe che i cittadini farebbero un esame di coscienza, gli amministratori altrettanto, dicevo, ci mettiamo un anno per dire al professore Moccia, un'altra volta, perché per tanto di rispetto per il professore Moccia, per dire al professore Moccia, senti, rivediamo un attimo praticamente questa perequazione, rivediamolo in modo consensuale per le proprietari, facciamo le riunioni a tappeto in questo modo e superiamo queste difficoltà, laddove è applicabile con consensualità la perequazione la imponiamo subito e altre parti lasciamo uno zoning. Quello che aveva detto prima il professore, dice, invece di fare questo abbiamo voluto spandere di più, però giustamente non ha potuto dire, ma siamo arrivati in un concetto di perequazione che anche il Consiglio di Stato e anche la Corte Costituzionale stanno creando. Vabbè, questa è la seconda fase, i cittadini sono stati avvisati, fate che volete. Terza fase, la terza fase è quello con cui il PUC di Agropoli sta per essere approvato. Questa è una fase più unica che rara. Cioè in Regione Campania la pastetta, assumendomi sempre ogni responsabilità politica, civile, penale, che è stata fatta fra la politica regionale, la politica provinciale e la politica di Agropoli, è più unica che rara. Cioè Agropoli che cosa fa? Agropoli vive, da quando ha adottato il PUC, aprile 2017, fino ad oggi vive un periodo di languore, cioè la provincia dice vedi che tu non hai fatto bene questi elaborati, me li devi aggiustare in questo modo, il comune di Agropoli per scelte sue, per l'amor di Dio, senza scendere mai nella tecnica, perché io non mi sostituisco in questo momento al tecnico, mi sostituisco solo e soltanto alla mia figura che mi compete, quella di consigliere comunale, ma mai di tecnico. I tecnici invece giustamente hanno il loro motivo, non elaborano tutte le richieste della provincia, la provincia una volta, due volte, tre volte, alla quarta volta, non ricordo bene, arriva a conclusione, si fa fare la relazione dal responsabile del procedimento urbanistico della provincia di Salerno, negativo per vari motivi, non sto qui a leggerlo, ma se vogliamo poi lo pigliamo e lo leggeremo, per vari motivi, decreto finale numero 156 del 16 dicembre 2019, decreto finale della provincia, il PUC di Agropoli non è coerente con le strategie provinciali. Punto. Il PUC viene bocciato. Decreto, segretario, se non vado errato, che ancora tutt'oggi è in vigore, non è stato mai ritirato, indipendentemente dal risultato della pianificazione, ma non è stato mai ritirato questo decreto di annullamento del PUC di Agropoli. In autotutela o che sia, non è stata mai annullata, è ancora vigente. Infatti, se andate sul sito lo ritrovate. Allora, a questo che cosa succede? Succede che qualcuno, non so se intelligentemente o meno, incomincia a guardare nei meandri del regolamento e della legge regionale e dice, aspetta, ma qui ci sta la pianificazione permanente.
noi possiamo applicare la pianificazione permanente fra un tavolo, fra provincia e regione, e ci andiamo praticamente a pigliare il consenso di questo tavolo. Allora, segretario, io sono ignorante in materia, non ho mai capito niente, tantomeno oggi, ma la conferenza permanente di pianificazione prevista dall'articolo 5 della legge regionale 13 del 2008 è finalizzata all'attuazione delle attività di cui è l'articolo 4, comma 2. Se andiamo a pigliare le attività di quell'articolo 4, comma 2, leggiamo tutte le possibilità per fare una pianificazione. Fra queste possibilità non c'è quella dell'approvazione del PUC, tant'è che l'approvazione di un PUC ricade in quello che è il regolamento di attuazione 5-2011 con una modalità diversa, altrimenti sarebbe stato inutile dare la doppia possibilità per approvare un PUC. Vale per coordinamento fra territorialità regionale, provinciale e comunale, ma per altri aspetti, non per l'approvazione di un PUC. Lo leggeremo anche dopo, professore, lo leggeremo anche dopo. Tanto questa è una denuncia che faccio formalmente, ufficialmente e pubblicamente, quindi denuncio la volontaria errata applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 13-2008, dando la colpa alla responsabilità regionale, provinciale e comunale. Tant'è che il presidente della provincia all'ultima conferenza, quando vengono approvati, si presenta senza il tecnico. Mentre per la prima conferenza era presentato con il tecnico. Adesso quindi un organismo politico detta la coerenza alla strategia provinciale, un organismo politico, non più un dirigente tecnico. Mentre prima il decreto di bocciatura, di non coerenza, veniva firmato dalla politica ma sulla scorta di un dirigente tecnico, stavolta la politica approva senza la scorta di un dirigente tecnico, quindi è il politico che approva, non più il dirigente. Il famoso regolamento 5 del 2011 non prevede e non disciplina mai la conferenza permanente di cui all'articolo 5 della legge regionale 13-2008, ma prevede e disciplina solo la conferenza dei servizi per accordi di programma, che è cosa ben diversa, e la conferenza di pianificazione sotto forma di conferenza di servizi, non quella permanente. Quindi noi siamo sottoposti al regolamento per l'approvazione del PUC. Non possiamo bypassare il regolamento e andare in conferenza di pianificazione permanente, che serve per ben altre finalità e per ben altri scopi. Invece, che cosa è successo? Valga il vero di quello che dico, e Dio me ne sarà testimone moralmente, mentre la giustizia me ne sarà testimone poi da un punto di vista civilmente. Mentre l'organo politico quindi praticamente fa questo passaggio, l'organo politico provinciale perde il pezzo che gli sta dietro, cioè il dirigente dell'ufficio urbanistica, e alla seconda conferenza il dirigente non si presenta, e alla seconda conferenza, mentre nella prima avevano dato delle indicazioni per dire aggiustami questa, alla seconda senza il dirigente il PUC di Agropoli viene approvato alla presenza del presidente della provincia, organo politico che non deve capire, e secondo me non capisce un granché, penso io, però essendo organo politico non dovrebbe comprendere un granché secondo gli schemi praticamente della giustizia amministrativa. In più vi dico una cosa: quello che la conferenza di pianificazione, che non è competente per approvare un PUC, avrebbe espresso come motivo per aggiustare, tra virgolette, il PUC di Agropoli, è la minima parte di quello che aveva chiesto la provincia quando ha bocciato il PUC di Agropoli per non coerenza. Perché il PUC di Agropoli continua a essere in deficit di piani pluriennali di attuazione, gli API, gli atti di programmazione degli interventi, privi di validità, continua a essere priva ancora di altre richieste fatte dalla provincia, indipendentemente da quello che avrebbe approvato la conferenza di pianificazione permanente. Segretario, le sembra strano, se io dovessi chiedere un suo parere in questo momento, lei ritiene che la conferenza è applicabile? Immagino che a monte di questa conferenza ci sia stata un'istruttoria con tanto di provvedimenti firmati. Non ne ho, non me ne avete mandati, io l'ho chiesto. Vabbè, questo bisognerebbe chiederle alla provincia. Io ho chiesto il documento. Questi bisognerebbe chiederle alla provincia. Endoprocedimentali. Sì, questi bisognerebbe chiederli alla provincia. No. Lei comunque immagina delle cose che è molto favorevole la sua immaginazione. Comunque all'esito della conferenza sarà stato dato atto della istruttoria che c'è a monte, quindi voglio dire, poi la paternità di certi provvedimenti sono comunque legati al
rappresentante della provincia. Vabbè, le chiedo un'ultima cosa, allora, segretario. Le chiedo. La conferenza, fatta in base all'articolo 5, porta nella testata, lei ce l'ha, non me la faccio trovare adesso, per le finalità di quell'articolo 6. L'articolo 6 dell'accordo di pianificazione dice: per l'attuazione delle strategie e delle attività previste dall'articolo 4, che si ritorna sempre all'articolo 4, quelle che non prevedevano il PUC, dove l'intesa di quell'articolo 7, comma, richiede necessariamente l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale o loro varianti, si può procedere con l'accordo di pianificazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle previsioni in esso contenute. Gli strumenti di pianificazione approvati con l'accordo di pianificazione, perché ci stanno delle opere pubbliche, che prima di essere approvate richiederebbero l'approvazione dello strumento di pianificazione. Quindi questo è l'unico caso in cui la conferenza di pianificazione potrebbe essere fatta per approvare uno strumento urbanistico, perché è richiesto in variante, in quanto l'opera di pubblica indifferibilità richiede, devono essere ratificati entro 30 giorni. A pena di decadenza dagli organi competenti alla loro approvazione. Dove sta la ratifica nei 30 giorni? Dalla conferenza del 26 settembre. Doveva essere fatta da noi, consigliere, nei 30 giorni. Professore, dopo dirà tutto quello che vuole. Dopo dirà tutto quello che vuole. Mi lasci solo il tempo praticamente di finire al momento questo momento. Dopodiché lei potrà dire tutto quello che vuole. Tanto il pubblico che lo ascolterà ce l'ha. È tutto qua. Allora, segretario, anche su questo che cosa mi dice? Guardi, io al momento dovrei sospendere, dovrei approfondire la cosa. Adesso mi sta facendo un combinato disposto di almeno 6-7 articoli a disposizione che sull'unghia non sono, voglio dire, in grado di rispondere. Mi rimetto ovviamente agli esperti. Presidente, io le dico, segretario, io dico solo una cosa. Sì. Lei ha trovato 6-7 articoli e non è in grado di rispondere. Io stamattina ho trovato 23 emendamenti e dovrei essere in grado di rispondere. Mi fermo qua. Grazie, consigliere Abate. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Botticchio. Prego. Buongiorno a tutti. Saluto il professore Moccia, che ho avuto modo di ascoltarlo un sabato mattino fa. Ho partecipato, l'ho ascoltata attentamente. Saluto il sindaco, tutti i consiglieri, assessori e qui presenti. Oggi, diciamo, è una giornata importante per Agropoli, perché si vota dopo tanti anni, perché io ho ascoltato il collega Abate, ho ascoltato il sindaco, ho ascoltato in sé, è una svolta epocale, perché dopo quasi 15-20 anni, cioè io ho visto prima scorrere il monitor, ci sono tabelle 2011-2007, quindi è una lunga storia di questo PUC, che poi si arriva all'atto finale, al voto. Poi quando si arriva al voto, cioè arrivano degli emendamenti che poi sembra quasi dopo 15 anni poi dice dobbiamo inserire degli emendamenti, dei ritocchi. Si vede che voi, la maggioranza, non è unita. Penso che il vostro voto non è libero. Non avete voglia di votarlo sicuramente, questo è il mio pensiero. Lo voterete ovviamente, però non piace, è evidente da tutto ciò che si evince di come si svolge, di come si evolve, diciamo, questa mattinata, non c'è sicurezza neanche da parte vostra. È un PUC che non piace a nessuno e ci sono anche i grandi esclusi di questo PUC. Io l'ho visionato perché ho avuto poco tempo, ho visionato e mi sono saltate all'occhio delle cose. Praticamente, innanzitutto faccio riferimento all'osservazione al piano, in particolare quella del responsabile dell'area A7 utilizzazione del territorio. Numero 86, indicata, numero 86, assunta dal protocollo 19457 del 21 giugno 2017, regolarmente approvato, con la quale si chiedeva alcune modifiche alla normativa, e io ce l'ho qua, dell'architetto Cerminara, e mi sono, perché se l'ingegnere Abate dice io sono ignorante, io non sono ingegnere, quindi sono un po' più ignorante dell'ingegnere Abate, però nonostante, diciamo, la mia
poca competenza, qualcosa sono riuscita a mettere in piedi. E leggo nelle tavole sopra indicate, perché questa è una richiesta dell'architetto Cerminara, che lui intelligentemente, gli faccio anche i miei complimenti all'architetto Cerminara, dice: nelle tavole sopra indicate non sono state individuate le strutture turistiche ricettive esistenti. Cioè, quando io, il sindaco molte volte magari si faceva il sorrisino, però io ho sempre invocato, sindaco, il turismo, ecco, avere una rappresentanza nel campo turistico. Agropoli, diceva prima il professore Mocce, no, ma la città di Agropoli è anche una città di servizi, vive tutto l'anno. Ma caro professore Moccia, il turismo ad Agropoli si deve fare, un giorno deve pur partire il turismo. Qua è stato fatto un piano tecnicamente promosso da alcuni, io nei comparti non c'entro, solo che chi ha avuto modo di visionare, di capire, qualcuno che ne capiva più di me tecnicamente, ha capito che sarà un fallimento, perché qua non si mette in piedi tre persone su una, figuriamoci se un comparto può decollare, mettere tante persone in piedi, e quindi è un processo lungo, tortuoso, da partire. Ma voi ve ne siete resi conto? Evidentemente è stato approvato questo PUC fretta e in furia, e poi non vi siete trovati nei giorni scorsi tra di voi, poi per poter avere il consenso di tutti avete portato vostri emendamenti, si ritocchi, poi all'indomani faremo una variante. Io sono molto più pratica dell'ingegnere Abate. L'ingegnere Abate è entrato molto nella tecnica, io ci voglio mettere anche un po' di sfondo politico, semplicistico ma politico, perché qua c'è anche la politica che doveva fare la sua parte, doveva assumersi le responsabilità, perché la politica, noi siamo seduti qua, perché quelle persone che ci ascoltano, chi ha un pezzettino di terreno, chi ha una struttura turistica recettiva, vuole o devono pagare solo la tassa di soggiorno, o ci hanno pigliato su fit di posti barca, o il porto di Agropoli deve essere solo sfruttato per avere. Il problema è questo. Voi vi fate sempre i conti di quello che può entrare, poi è normale, poi ogni tanto le delibere escono nere, si rompe il computer, escono nere le delibere, perché coi conti poi il povero assessore muta li passi, poi deve fare giustamente per far quadrare i conti, si fanno. E quindi il PUC nasce anche da una cattiva gestione, da una cattiva politica, perché voi lo approverete. Non siete soddisfatti di questo PUC, perché è un piano urbanistico, per quello che io sono riuscita a capire, non premia nessuno. Mi è saltata all'occhio, mi perdoni, ho letto un nome, Mutali Passi, di una osservazione del numero 160, non so, forse omonimo, dove da zona agricola entra nel PUC, passerà di grado, e quindi, però non so chi è. Io ho letto solo il cognome, non so se è un suo parente, però è giusto che io lo dica, perché quelle poche cose che mi saltano all'occhio, no, io ce l'ho qua, guardi, ho l'osservazione qua, però probabilmente è un suo parente lontano, dove è tutta zona agricola, però lì rientra nel PUC, quindi sarà un parente fortunato suo, mica si chiama Mutali Passi, ce ne stanno mille per Agropoli, e quindi mi complimento per esempio con questa persona che è riuscita a sanare, diciamo, la propria proprietà, e tanti altri, perché io poi mi sono un poco, te l'ho detto, Abate rientra più nella tecnica, io stringo anche per far capire a tutti voi, ai consiglieri, soprattutto a chi deve votarlo. Guardate che le strutture turistiche recettive non sono state riconosciute, cioè noi abbiamo il Carrubo, una storia, abbiamo il Saracino, la Colombaia e il CEP, tutte queste strutture importanti che hanno storia, queste strutture qua non sono entrate, sono un po' a macchia di leopardo hanno fatto. Questa è una macchina. I comparti io non c'entro, perché tecnicamente è bravo l'ingegnere Abate e ha dato delle belle delucidazioni. Ma le grandi strutture recettive, quelle che già sono esistenti, è stata, guarda caso, a Taverna dei Monaci, dove era, lì, quella che poi non c'è niente lì, e spero che lì faranno qualcosa e io tornerò a ballare, perché da ragazzina andavamo a Taverna dei Monaci e quindi la faranno di nuovo.
e torneremo lì a farci i balletti, quindi tornerò giù. Quindi è la zona di Trentova, solo quel pezzo là. Quindi c'è stato delle menti che hanno studiato bene, nel pianificarlo. Quindi al popolo, come al solito, resta solo i tasse. Poi variante, non variante, è ovvio, loro verranno qua, dice ma io ho questo pezzettino di terra, perché poi da 10.000 mi pare che si è passato a 5.000 come lotto, quindi da 10.000 a 5.000, poi magari me lo spiegherà bene, perché qua forse è sfuggita ai redattori di piano la circostanza che la modifica apportata nella zona E3 agricola è stata equiparata a E4, quindi allargando, cioè diventa più, avremo più zone edificabili in quanto il lotto è sceso a 5.000 metri. Quello che io ovviamente ho capito, quello che ho letto, quello che ho inteso, quel poco tempo che ho avuto, e mi dispiace molto per il turismo di Agropoli che non avrà il rilancio, quello che meritava. Cioè la città di Agropoli ancora una volta è fuori da questo piano. È inutile pigliare associazioni, vedi, oggi non c'è qua, che c'è un professore Mocci, ci sta l'ingegnere, ma mica ci stanno rappresentanze turistiche, sai dove le trovi? Le trovi nelle delibere, quando pigliano, chi l'ha pigliato 3.000 euro, chi 5.000 euro, lì li trovi, tu solo nelle delibere e nelle determine tu trovi la presenza delle associazioni turistiche, vergognoso, che una città non merita questo. Città merita di avere persone che portano avanti dei programmi di crescita, di sviluppo, perché il cuore pulsante della città deve essere il turismo. Io sono condivido con il professor Mocce, è una città che è logico, viviamo anche d'inverno, ma voi immaginate d'estate che si dovevamo... E qual è lo sviluppo che è stato dato a Sipolle? Non è stato dato niente. È stato approvato questo piano di fretta e furia, perché si doveva fare, perché la scenografia, no? L'immagine, abbiamo approvato il PUC, non avete approvato un bel niente, avete approvato problemi, perché saranno molti più problemi, voi ne siete consapevoli, che poi, diciamoci le cose, molte volte si ci incontra, parliamo, le cose le diciamo, alzare la mano è un conto, pensare in un momento di lucidità quali sono i danni che si possono creare per un'alzata di mano, lo sapete. Però non si fa così, non si fa solo ed esclusivamente pensare sempre all'orticello proprio, dice tanto io mi accodo, io mi invito a non votarlo, a soprassedere, anche perché mi sembra che in seguito alla pandemia è stato rinviato, si può anche quasi di un anno, quindi io invito i consiglieri di maggioranza a non votarlo, cioè qua oggi dobbiamo andare tutti a casa, fare delle riunioni e rendere partecipe i cittadini, la città di Agropoli, gli operatori turistici, gli ingegneri, pure i costruttori, qua dobbiamo non portare le carte qua e alziamo la mano e ce ne andiamo, poi su problemi, anche perché questo dura 5 anni, è inutile che ve ne venite voi già domani, ma si vede che non vi piace, perché quando si è spiegato, si è detto chiaramente, ma noi poi presentiamo variante, cioè già si vede, cioè come io mangio qualcosa, già so che mi fa male, già ho preso il Malox, mentre mangio tengo un Malox a fianco, perché poi me lo devo prendere, perché so già che quel pasto mi farà male. Allora io invito veramente, lei invito a non votarlo, perché non lo potete votare. Bisogna lasciar perdere tutto, anche perché io non posso, io che devo votare, che mi presentate l'emendamento. Allora abbate velocemente, io qua ho cercato, però ho bisogno di tempo. Quindi quello che a me mi salta all'occhio è stato quello, il turismo ancora una volta è stato sconfitto, il popolo, i cittadini, perché questi comparti non andate da nessuna parte, è solo burocrazia. È solo mettere tante persone insieme per poi, se ci sarà, si determinerà qualcosa, ci sarà qualcosa di buono. Quindi i consiglieri, è un atto importante questo, però sembra un atto importante fatto in fretta e in furia. Quindi quello che io vi posso dire è che poi non lo so chi lo ha redatto, chi ha terreni, chi è incompatibile, che qua ci sta pure l'incompatibilità di chi... Io non so chi lo ha fatto, ho letto dei nomi ma non ricordo.
Quindi vi invito a non votare, perché non è l'impulso e lo slancio della città, ma è l'ennesima perdita. Voi lo sapete, non possiamo essere sconfitti sempre. Sull'ospedale abbiamo i problemi, perché non abbiamo potuto avere l'ospedale. Sui posti di lavoro non sono mai per la città. Mo per un PUC, cioè voi vi dovete prendere tutto, non dovete lasciare niente a nessuno. Attila! È sceso Attila. Allora, quindi, io chiudo qua, l'ho detto molto in termini... il sindaco si fa il sorriso, io non rido quando parla lei, io gli porto rispetto, lo sa. Quando lei mi attacca, va per televisione, io non l'attacco a lei. Io non l'attacco proprio. Magari posso dialogare col professore Molcia, che mi può dare una spiegazione, ma a lei perché la devo attaccare? Non ci penso proprio, è l'ultimo mio pensiero. Quindi ride quando vuole. Di me ride, ma vedo che di Abate non ha stato un poco com'è. Ha paura dell'ingegnere Abate. Quindi questo, che mi complimento ancora con l'architetto, cioè che ci ha messo con questo atto che ha fatto l'architetto, li ha pregati di non abbandonare le strutture turistiche, quelle poche che ci sono, che pagano la tassa di soggiorno, che pagano le tasse, che sono state penalizzate in tempo di pandemia, chiuse, non si è mai spesa una parola per queste persone qua che vivono di quel poco di turismo. Ancora una volta hanno preso nel PUC la mazzata finale. Quindi Agropoli non riparte con questo PUC. Vi prego, vi imploro, non vi ho mai pregato, io vi ho sempre detto la mia, di non votarlo e di metterci di nuovo al tavolo insieme all'opposizione, insieme anche a me e l'ingegnere Abate, e di fare qualcosa di buono per la città, perché la città può ripartire. Non deve pigliare l'ultima mazzata finale del PUC. Va bene? Io spero in voi, veramente. Fate in tempo ancora a ravvedervi. Siate liberi, siate liberi. Lo avete visto, che non è un piano urbanistico che può far ripartire la città. Quindi vi chiedo la massima, non astensione, proprio di dire la vostra. Dice il consigliere Botticchio, una volta tanto ha illustrato. Sì, poi per chi ha preso qualcosa, che è riuscito a sanare qualcosa di suo, è ovvio che è contento, ma lasciamoli stare queste persone qua. Sono che si siedono qua per poi toccare quell'orticello, lasciamo stare, che non sono persone che amano la città, sono persone che stanno sedute qua solo perché... per un stipendio, per un'opportunità, abbandoniamoli, guardiamo a... ampio spettro, ecco, guardiamo a largo raggio, diceva un mio amico che sta a Firenze, dice guardiamo in grande, mai in piccolo, quindi non perdetevi in queste personaggi e situazioni, perché sono personaggi che stanno lì, l'ho detto, c'è sempre uno scopo, la politica fatta con amore, fatta con passione, è fatta veramente con dedizione, e sedersi vicino a un tavolo e chiamare prima l'opposizione, dice facciamo qualcosa per la città, e non chiamare gli operatori turistici, da i 3.000 euro, i 5.000 euro, vai già a determina, perché quello dopo si piglia il suo e sparisce, e quindi noi, chi parlerà poi di turismo veramente? Nessuno. Non è fatta la politica di determine, di delibere o di carte che escono dal computer nere, e dice no, il computer era rotto, ti capito? Dobbiamo estirparle queste cose, dobbiamo abbandonarle, dobbiamo stare uniti tra di noi e mettere a punto un piano per la ripartenza, discutere di sanità, discutere di ambiente, discutere dei veri problemi, non un PUC perché serve a qualcuno o perché è la scenografia che bisogna dire abbiamo fatto il PUC, è un PUC fallimentare. Va bene, io sono stata, vedi, veloce, Presidente. Grazie, consigliere. Ecco, grazie. Prego, grazie a tutti. Ci sono interventi. Prego, consigliere Cammarota. Grazie, Presidente, soprattutto per avermi dato la parola. Buongiorno a tutti. Innanzitutto io voglio fare subito un plauso al sindaco, al professore Moccia, al suo entourage, a tutti gli uffici tecnici del Comune, che in questi giorni soprattutto hanno fatto un grandissimo lavoro. Per quanto mi riguarda personalmente, mi trovo oggi per la prima volta ad affrontare da consigliere comunale l'argomento PUC e onestamente lo affronto come lo affrontiamo tutti, discutendo di Agropoli, una città che possiamo definire per molti versi già realizzata, ma ahimè possiamo anche definire realizzata nel tempo per certi aspetti in malo modo.
Questo perché da quasi 50 anni che chi ci ha preceduto in questi banchi ha cercato di portare a compimento questo atto, ma una volta per un motivo, una volta per un altro, non ci si è mai riusciti. Negli anni si sono spesi molti soldi pubblici, sono stati dati incarichi, sono cadute amministrazioni, sindaci, ma fino ad oggi abbiamo continuato a gestire l'attività edilizia e di pianificazione della città con un PDF, ripeto, datato 1972, da 48 anni che la città manca di uno strumento. Secondo me non è possibile, e non è un paese che ambisce ad essere il punto di riferimento dell'intero sistema cilento, non avere un piano. Ed è proprio per questo motivo, ed è questo il motivo principale, che io personalmente, parlo anche a nome della lista Coppola dei signori Framondino e Comite, che il mio voto sarà favorevole a questo piano, Sindaco. Quasi 50 anni senza un piano. La pianificazione di una città ne determina lo sviluppo soprattutto economico, sociale, lo stile di vita, la possibilità di sistemare e recuperare zone della città da un punto di vista urbanistico e paesaggistico. Tutto questo senza dimenticare che il territorio va preservato, mentre negli anni abbiamo visto crescere male diverse zone nella nostra città, splendida, con attività di edilizia spontanea, senza che queste costruzioni fossero inserite in un contesto programmatico e paesaggistico, progettuale, coordinato ed omogeneo con il territorio ed il paesaggio appunto. Ai miei colleghi della maggioranza presenti in aula va il mio, anzi il nostro, ringraziamento finale, pieno e forte, perché non hanno ceduto alle microcorporazioni, ai microclientelismi, e credo che oggi il Consiglio Comunale, che è la massima espressione della democrazia in città, ha un'occasione di riscatto, ha la possibilità di varare uno strumento di pianificazione che potrà guidare nei prossimi anni gli investimenti pubblici e quelli privati in un'ottica di rivalorizzazione delle risorse di cui il territorio agropolese è dotato. Faccio solo un passaggio sugli emendamenti che sono stati portati dal Sindaco e che sono pervenuti stamattina anche a me, che ho provato a leggere come ha fatto l'ingegnere, ma neanche io ne ho la competenza probabilmente, però vedo che su ognuno emendamento vi è il parere tecnico, la regolarità tecnica favorevole dell'ufficio, dell'architetto Cerminale, del responsabile del procedimento, dell'ingegnere Agostino Sì. Quindi per me vanno benissimo. Grazie. Grazie consigliere Cammarota, ci sono altri interventi? Prego consigliere Marciano. Sì. Ok, allora anche io in ogni modo volevo ringraziare il lavoro enorme che è stato fatto dal professore Moccia, che è stato fatto dall'architetto Cerminare, dall'ingegnere Sica e da tutti i collaboratori, e ovviamente dal sindaco, dagli assessori e da tutti i consiglieri che hanno lavorato in maniera forte, veramente, soprattutto in quest'ultimo periodo. Ovviamente voglio dire che sicuramente abbiamo fatto un grosso passo in avanti rispetto allo strumento urbanistico del 1972, 69 con variante del 72, quindi sono passati 50 anni, più di 50 anni, quindi sicuramente abbiamo fatto un grosso passo in avanti. Diciamo che ogni cosa che viene prodotta, dei manufatti, io li chiamo manufatti, allora sono sicuramente perfettibili, vanno sistemati nel corso del tempo, però diciamo che abbiamo tempo per poter eventualmente correggere qualcosa, se errori ci sono stati, ebbene, però faccio un plauso in ogni modo a tutti, perché abbiamo veramente fatto tutti quanti, soprattutto i tecnici che hanno lavorato e in minima parte noi, che in ogni modo abbiamo dato degli indirizzi programmatici, allora è stato fatto un grosso lavoro che sicuramente porterà i frutti nel corso degli anni successivi, probabilmente non nell'immediato futuro, ma in un futuro che non è un futuro lontano, un futuro prossimo. Ci saranno sicuramente delle condizioni che andranno a migliorare la condizione di vivibilità a livello urbanistico della città di Agropoli. Grazie consigliere Marciano. Ci sono altri interventi? Nessun intervento? Se i consiglieri hanno terminato, volevo giusto rapidissimamente lasciare la parola un attimo al professore Moccia e poi giusto una piccola replica, ma io sarò brevissimo, io mi lascio la parola al professore. La questione degli emendamenti, è chiaro che sono 23 emendamenti, quindi può sembrare un'enormità, ma io ho precisato che di queste cose si è ampiamente discusso
con i consiglieri che è vero che non conoscevano gli emendamenti, ma conoscevano gli argomenti, che sono stati argomenti di discussione negli incontri che abbiamo avuto nell'ambito delle commissioni. Quindi non è che io sto ragionando di cose che di cui non si è mai discusso. Io mi sono fatto soltanto parte dirigente e ho messo su carta quello che erano un po' le discussioni che venivano dai consiglieri, perché credo che il consiglio abbia come dire, la possibilità, perché la legge dice che alla fine l'adozione la fa il consiglio, non la provincia, non altri enti che danno soltanto dei pareri, ma l'adozione la fa il consiglio, e il consiglio possa e debba esprimersi. Quindi credo, rispetto a questo argomento, quindi credo che gli emendamenti possano essere un arricchimento del deliberato. Qua nessuno dice che tutti quanti devono essere, possono essere anche quanti valutati e respinti, per l'amor di Dio, però credo che possa essere, ecco, secondo me, un'occasione in più di arricchimento della discussione, di arricchimento della delibera, e quindi non li vedo assolutamente come un aspetto negativo, ma li vedo come una, con un approccio assolutamente positivo. Infine, sulla questione della sicurezza e insicurezza, cioè il consigliere Botticchio, se avessimo avuto paura dei numeri, se avessimo avuto paura del fatto che i consiglieri non erano d'accordo, benissimo, si poteva per esempio andare in seconda convocazione, dove evidentemente i numeri sono più bassi. Ma io credo che abbiamo fatto un lavoro con i consiglieri di concerto, di scambio continuo di informazioni, di collaborazione, quindi non c'è un clima, un'area, io credo ci sia un clima, un'area di serenità, di tranquillità. E confermato questo dal fatto che stiamo andando a fare una votazione così importante in prima convocazione, senza problemi. Noi potevamo benissimo farlo il 30, poi perché credo che ogni consigliere ha preso atto in maniera compiuta dell'importanza del consiglio di oggi, ha preso atto che era necessario arrivare a questa definizione, ha preso atto anche della qualità, approfondendolo in queste settimane, che è stata l'occasione insomma per essi di approfondirlo, delle qualità che ci sono all'interno. È chiaro che non mi meraviglio che l'opposizione voglia fare un dipinto negativo, ci sta, voglio dire, anche un po' il ruolo, se vogliamo, insomma, dell'opposizione, che vuole dare un disegno diverso da quello che io immagino, che ho immaginato, che ho descritto, assolutamente invece diverso, opposto evidentemente. Perché io vedo invece grandi opportunità in questo PUC, grande possibilità di crescita, quindi una cosa naturalmente di apprendere, ci sta anche che ci siano delle osservazioni di carattere negativo ed è un po' anche un gioco delle parti, quindi non mi meraviglio di tutto questo, però quello che voglio dire è che c'è un clima di assoluta serenità, tranquillità, nessun nervosismo, anzi tutt'altro, consigliere Botticchio. Penso siamo sereni, molto più sereni di altre volte, nonostante l'argomento sia così importante. Quindi, professore. Grazie, sindaco. Prego, professore Moccia. Vi ringrazio che mi fate intervenire nel vostro consiglio, in cui io non ho nessun titolo per poter parlare, ma quindi mi limito esclusivamente a fare qualche chiarimento. Per quanto riguarda, partendo dalla fine, per quanto riguarda il turismo, gli esercizi citati non sono stati penalizzati dal piano, e per quanto riguarda lo sviluppo turistico io devo ricordare che sono previste delle aree di sviluppo turistico a Muoio e a Mattine, sono previsti insediamenti turistici in tutti i progetti strategici, cioè sul porto, nella stazione, lungo il Testene e nel lungomare San Marco. Quindi laddove ci fossero degli investimenti nel campo del turismo, il piano ha da ampia disponibilità per poter realizzare strutture turistiche in tutte queste zone. In aggiunta, in qualsiasi zona è consentito l'uso turistico degli immobili esistenti, quindi diciamo non c'è una prevenzione contro il turismo. Per quanto riguarda la conferenza permanente di pianificazione tra Comune di Agropoli, Provincia di Salerno e Regione Campania, la conferenza non ha approvato il piano, perché il piano l'approva il Consiglio Comunale e non c'è nessun altro organo
che possa approvare il piano se non questo Consiglio Comunale in questa seduta. Quindi non è, diciamo, dare una informazione scorretta quella di dire la conferenza di servizi ha approvato il piano. Non lo poteva approvare, ma non l'ho neanche approvato. La conferenza di servizi ha fatto, la conferenza di pianificazione, ha fatto semplicemente un'armonizzazione tra piano regionale, piano provinciale e piano comunale, proponendo degli aggiustamenti, delle modifiche che facevano in modo che il piano della comune di Agropoli fosse conforme al piano provinciale. Punto e basta. Quindi non è per giunta, questa è stata un'operazione tecnica, perché la conferenza è stata fatta con i dirigenti tecnici della provincia, della regione e del comune, e anche con i politici. Quindi, però, i dirigenti tecnici non sono stati, non è che non c'erano, c'erano e hanno espresso il loro, parere. Questo è per, diciamo, dire che, come sono andati i fatti della cosa. Infine, per quanto riguarda le aree di trasformazione urbanistica del tipo Lungomare San Marco e così via, quelle aree di trasformazione urbanistica sono soggette a piano attuativo. Quindi la discussione di che cosa che si espropria e di che cosa va a perequazione è una disposizione che avviene nell'ambito del piano attuativo. C'è anche un vantaggio in questo, nel senso che poiché non si è localizzato precisamente l'area destinata a standard, non c'è la decadenza dell'area dopo 5 anni e quindi bisogna rifare il piano. Questo è un piccolo espediente che fa in modo che il comune non è obbligato a realizzare tutti gli standard previsti dal piano entro i 5 anni, che comporta sempre la decadenza degli standard e quindi la creazione delle zone bianche con tutti i problemi che riguardano le zone bianche, la riclassificazione delle zone bianche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è un qualche vantaggio nel fatto di avere delle aree sottoposte a piano attuativo. Nei comparti di espansione, il fatto di non aver individuato le strade e le aree a standard, a me pare che è una facilitazione per quelli che debbono, i privati, che debbono fare il comparto. Non mi sembra che sia un aggravamento, se si possono mettere più facilmente d'accordo nel caso in cui non si sono obbligati a dover seguire un disegno precostituito e calato dall'alto. Infine, per questi comparti di espansione che sono abbastanza piccoli e sono opera di progettazione attuativa da parte dei privati, la formula della perequazione consensuale che l'ingegnere Abate suggerisce, che è anche molto suggestiva, io devo dire la verità. Onestamente, ai miei clienti non mi sentirei di proporla. Non mi sentirei di proporla. Perché nonostante che la dottrina giuridica parla molto di consenso, e questa addirittura ha trovato un certo sbocco nell'ultima legge di governo del territorio della regione Emilia-Romagna, dove c'è una procedura per realizzare questo consenso che mette al riparo, perché il comune fa un piano in un certo modo, i privati possono avanzare proposte che possono essere accolte o meno dai comuni sulla base di criteri di carattere generale. Ora, noi quando discutiamo delle faccende urbanistiche non possiamo perdere di vista quelli che sono i principi generali. Il piano urbanistico obbedisce al pubblico interesse.
obbedisce esclusivamente al pubblico interesse. Onde, accordi con i privati, su dove debbono essere messi i comparti, potrebbero essere facilmente impugnati come interessi privati in atti di ufficio. Là c'è la, ci sono gli avvocati che mi possono... E quindi, francamente, mettere a rischio un'amministrazione che va a parlare con i proprietari dei suoli per dire volete fare quest'area edificabile, volete fare quest'altra area edificabile? E chi è che... Come, non può essere che uno si sveglia la mattina e dice ma tu stai, ti stai vendendo il piano urbanistico ai proprietari dei suoli. E allora, finché se noi avessimo un quadro legislativo regionale che ci dà una procedura che ci mette al riparo da questo pericolo interpretativo, no? Di voler fare un piano secondo gli interessi privati e non secondo l'interesse pubblico, io francamente dico stiamoci accorti, non corriamo sto pericolo, perché poi insomma sono gli amministratori che vanno, debbono rispondere. E qua non è solamente amministrativo, questo è anche penale. Questa... Posso? È breve, consigliere Abate, se deve replicare. Quel tempo che passa per rispondere al professore. Sì, gli do 5 minuti. Allora, professore, non mi sorprende, perché avevo già intuito qualcosa sulla mancata sintonia fra me e lei. L'avevo già intuito da tempo, adesso ne lo conferma. Io quando ho detto la conferenza di pianificazione è inappropriata sotto ogni forma di diritto, lo riconfermo. Quando ho detto la conferenza di pianificazione praticamente ha approvato ciò che non poteva approvare, ho usato un termine leggermente atipico, ma mi sembra che con loro sono stati chiari, la coerenza alla strategia provinciale. È chiaro che il PUC lo approva il Consiglio Comunale, lo sappiamo tutti, ma la coerenza al piano territoriale di coordinamento provinciale bocciato dalla provincia è stato poi dichiarato coerente nella conferenza del 29 giugno di questo anno dall'architetto Bruno Discepolo, assessore urbanistico al governo del territorio, dottor Luca Cascone, presidente della quarta commissione, ingegnere Strianese, presidente della provincia di Salerno, dottor Adamo Coppola, sindaco. Cioè, qua dentro il tecnico della provincia non c'era e non c'è. Andò all'altra conferenza. Quando dici il comune di Agropoli, alla luce di quanto stabilito nella precedente riunione, si impegna a ridimensionare le aree produttive e le aree destinate alle attività terziarie, vigente con riferimento al dimensionamento successivamente, senza quindi ulteriore parere del tecnico della provincia che aveva fatto respingere la coerenza, il politico l'ha approvato. Professore, è un dato di fatto. La coerenza è stata dichiarata da una pianificazione incompetente in materia, dichiarata coerenza. Incompetente! Per quanto riguarda poi la manipolazione, non ho capito, sindaco. Per quanto riguarda poi la manipolazione del comparto edificatorio con il consenso, che in diritto ci troviamo e in pratica potrebbe essere scambiato, anche questa è una manipolazione sua, professore. Io quando dico il consenso non intendo dire ah, tu vuoi qui, allora qui te la vengo a mettere. No, la pianificazione, la strategia della pianificazione e l'operatività poi della pianificazione deve essere consensuale, perché la strategia della pianificazione, se va lì una zona o non va lì di espansione, sicuramente deve essere nell'interesse sovrano, pubblico, ma è poi il sistema operativo con cui operare quel comparto che doveva trovare, deve trovare, a mio modo di vedere, alcune regioni ormai sono molto più avanti, ma indipendentemente che le regioni sono più avanti, è la Corte Costituzionale che ha sentenziato la consensualità, altrimenti bisogna zonarle con un'altra disciplina. Non è che non bisogna zonarle, si zonano ma con un'altra disciplina. Ed ecco che intervengono gli API, gli atti di programmazione degli interventi,
che sono propedeutici al bilancio comunale e alle opere triennali. In quella zona arriveranno quelle opere, là potrò praticamente effettuare questo tipo di zonizzazione, perché nel prossimo triennio ci saranno quelle opere, cosa che ad Agropoli manca totalmente. Posso, Presidente? Grazie, brevemente, allora, Sindaco. Il consigliere Abbate ha citato la conferenza permanente di pianificazione, dove c'erano effettivamente in calce al documento le firme dell'architetto Discepolo, assessore urbanistica della Regione, Luca Cascone, Presidente della Commissione, Straianese della Provincia e Coppola Adamo, Sindaco di Agropoli. Ma è chiaro che hanno firmato i rappresentanti degli enti, ma alla conferenza era così composta: per la Regione Campania, architetto Bruno Ciscepolo e il dottor Luca Cascone, firmatari effettivamente della proposta. Ma c'era l'architetto Massimo Pinto, direttore del governo del territorio e quindi competente nel campo regione, l'architetto Raffaele Pastore, pianificazione territoriale e paesaggistica. Quindi la Regione era presente con i rappresentanti politici istituzionali e i dirigenti tecnici. La provincia di Salerno era presente con l'ingegner Michele Strianese, presidente della provincia di Salerno, quindi rappresentante legale della provincia, ma anche col dottor Ciro Castaldo, responsabile del settore pianificazione, strategie e sistemi culturali della provincia, e l'architetto Alessandra Siniscalchi, responsabile del servizio aree e controlli in materia di governo del territorio. Quindi il presidente della provincia era presente e ha firmato in calce il documento quale rappresentante legale della provincia, ma presente i tecnici della provincia. Infine, per il Comune di Agropoli ero presente io, ma era presente anche l'architetto Gaetano Cerminare, responsabile area, assetto e direzione del territorio, l'ingegnere Agostino Sica e il professore Moccia, che sta qua con me, che mi farà da buon testimone, diciamo. E quindi, come vedete, è chiaro che il documento è stato firmato in calce dai legali rappresentanti, insomma, degli enti, ma è pur evidentemente chiaro che erano presenti che la rappresentanza, che il tavolo era perfettamente composto dalla componente tecnica e dalla componente politica, quindi in grado assolutamente di poter redare in maniera compiuta questo documento. E questo documento, sulla base di questo documento, è chiaro che si evince la coerenza del piano stesso alle indicazioni sovracomunali. Grazie, Sindaco. Un minuto. Ma lei può darmi pure 10 secondi? Io gli sto dando tutto il tempo. Ma faccia quello che... Presidente, faccia cosa, se lo conduca. Come vuole, consigliere Abbate. Come vuole, come ritiene opportuno. Io devo avere il tempo di rispondere a quello che ha detto il Sindaco. Allora, questa è una discussione generale. Lei non generale. Mi può dire un minuto, 30 secondi. Devo rispondere compiutamente, perché il Sindaco si afferma un'eresia. Io devo poterlo contestare. Facendo vedere oltretutto anche il verbale il documento. Prego, faccia vedere il documento. Facendo vedere anche il documento. No, non lo devo portare, ce l'avete il documento. Il documento del 26, i presenti sono soltanto quelle persone che ho elencato. È nel documento del 22 che c'erano gli altri presenti. Nel documento del 22 venne stabilito che cosa si doveva fare, ma nel giorno 26 doveva essere accertato che ciò era avvenuto. E per accertare che ciò era avvenuto ci voleva il parere positivo del dirigente il giorno 26, dicendo: visto che è stato redatto X, Y e Z, do il parere positivo per annullare il decreto di mancata coerenza che tu, Presidente, hai già emesso in forza del mio referente tecnico, e di approvare in conferenza, ammesso che sia legittima la conferenza di pianificazione. Ciò non è mai avvenuto. Sono stato chiaro, segretario comunale, quello che ho detto io verbalmente. Io ho detto le testuali verità che stanno trascritte sui verbali che mi avete consegnato. Il 26 erano presenti soltanto queste persone, non i tecnici. Ma lei non c'era, così. Lei dico che erano 22, presenti anche i dirigenti. Il 22 erano presenti altre persone. No, Quello che leggo. Cioè, nel verbale del 26 non ci stanno scritti costituiti. Se poi non l'avete fatto costituire... Ma scusate, ma là ci sono le firme dei presenti con... Ma no, Sindaco, devono essere costituiti nel verbale, non sono bene, costituiti Sindaco. Nel verbale. Va bene. C'erano. Io posso un attimo. Due secondi. Un'altra anomalia. O forse un'altra superficialità si rileva nell'individuazione delle fasce di rispetto. Che io tengo un.
è un decreto ministeriale dove si rileva, qua si rileva nell'individuazione delle fasce di rispetto fuori dal perimetro del centro abitato. Infatti non si comprende come mai la penna dell'estensore, che ha fatto il piano con decreto 495, codice della strada, decreto ministeriale 1978, insomma, della deliberazione del commissario straordinario numero 49, che dispongono l'osservanza delle predette norme soltanto al di fuori del centro abitato per quanto riguarda le fasce di rispetto. Io insieme a miei collaboratori invece abbiamo individuato che vicino al cimitero, in prossimità, ci stanno queste fasce, sono comparse queste fasce di rispetto. Sì, quelle se ci possono. Io invece pensavo, perché avevo questo decreto, vabbè, dopo magari glielo, decreto del presidente, un decreto ministeriale che dice che le fasce di rispetto devono tenere tanti. Ma fasce di rispetto stradali? Stradali, no, parlo col professore, lei non è interrogato, sindaco. No, lei non interroga nessuno, ma neanche non è il professore. Cioè, io parlo con il professore Moccia, interviene lei. Ma lei non interroga nessuno, consigliere. Comunque. Le fasce sono, a me piace ascoltare il professore Moscia. Sono le fasce stradali. Il cimitero ha obbligatoriamente una fascia di rispetto di 200 metri. Di 200 metri, ok. La ringrazio. Grazie. È facoltà mia, articolo 51, comma 7, chiedo al Consiglio di sospendere, vista la durata della seduta, che è ancora lunga, per 15 minuti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Abate Botticchio. Si sospende per 15 minuti la seduta. Grazie.